Buonasera a tutti, l'associazione Genovese Astrofili, collaborazione con il Comune di Ta, benvenuto a questo nuovo ciclo della scienza che prevede diversi titoli. Stasera incominciamo con un argomento particolare che è l'elettrosmog e il professor Andrea Greco ci introdurrà in questo argomento. Rinnovo l'invito a tutti quanti di venire da noi in osservatorio nelle serate di apertura al pubblico, anche perché avrete l'occasione di vedere il nuovo strumento che abbiamo installato in cupola, che è uno strumento di una certa caratura. E per darvi un'idea, siccome la nostra ambizione è anche quella di riuscire a vedere là dove vedono solo i professionisti, stiamo facendo una campagna di tentativi e diciamo che i primi tentativi fatti sono dando i buoni risultati per osservare dei pianeti che orbitano intorno alla stella. Un tentativo l'abbiamo già fatto, abbiamo avuto un risultato che ci ha soddisfatto perché siamo riusciti a catturare la curva di luce che determina il passaggio di questo pianeta che orbita intorno a un'altra stella davanti alla stella stessa. Quindi il nostro strumento che abbiamo in osservatorio è in grado di dare questo tipo di informazione che permette di osservare oggetti così lontani e così difficili da vedere che solamente telescopi professionali riescono a fare. La nostra ambizione è quella di scoprire un pianeta noi, e anche Cernusco avrà il suo pianeta extrasolare osservato dall'osservatorio Gabriele Barretti. Lascio la parola all'assessore per l'invito dell'amministrazione comunale e poi presenterò il professor Andrea. Grazie. Approfitto proprio brevemente del tempo a disposizione, intanto per ringraziare l'Associazione Astrofili, perché come avete letto sulla locandina, qualcuno di voi probabilmente lo segue da sempre questo ciclo di conferenze, sono 14 anni, è il 14esimo mese della scienza, è la nostra biblioteca organizzata dall'Associazione Astrofili, quindi veramente un'associazione che ha sempre fatto moltissimo per la divulgazione scientifica nella nostra città. Da qualche anno questo mese della scienza, che è incentrato principalmente sulle conferenze organizzate dall'Associazione Astrofili, si arricchisce di altre iniziative a carattere scientifico. Avete visto già l'anno scorso la serie di proiezioni cinematografiche il martedì pomeriggio a carattere scientifico. Quest'anno, accanto ad altre tre proiezioni a tema scientifico il martedì pomeriggio, inaugureremo una mostra sabato mattina dedicata ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna, con anche una chicca per gli appassionati cinefili, perché in occasione dell'inaugurazione della mostra proietteremo un piccolissimo film del 1906, il famoso film di Georges Méliès, 15 minuti di film, Il viaggio sulla Luna, Le Voyage dans la Lune, è proprio una cosa da cineteca, quindi è una cosa preziosa che la nostra biblioteca ha messo a disposizione in occasione dell'inaugurazione della mostra. E il 16, per chi ha figli, nipotini, bambini che possono essere incuriositi e appassionati dalla scienza, anche uno spettacolo per i bambini nella sala ragazzi Mago Libero, Paperi sulla Luna, quindi un'animazione teatrale per i bambini dai 4 anni in su. Quindi un mese tutto dedicato alla scienza, appunto per incuriosire, far conoscere questa cultura scientifica che spesso in Italia è un po' trascurata perché abbiamo delle eccellenze. E infatti volevo ricordare di ieri la notizia, Fabiola Giannotti, la nostra fisica direttrice del CERN, prima donna da dirigere il CERN e riconfermata, la prima fisica che è stata riconfermata per la seconda volta alla guida del CERN, quindi abbiamo delle eccellenze in ambito scientifico in Italia, è giusto riconoscerlo e ricordarlo sempre. Grazie. Allora, professor Andrea Greco, che è fisico, che attualmente insegna matematica e fisica al liceo di cui è anche vicario, che è il liceo di Lorenzo. Dal 1990 al 2000 insegna elettronica e telecomunicazioni in un istituto professionale. Ha collaborato con l'Università Statale di Milano per corsi di formazione docenti, tiene lezioni per l'Università del Sapere di Cassano e dal 1994 si occupa di misure e consulenza relativa all'inquinamento elettromagnetico per enti pubblici e aziende private. Nell'ultimo anno ha tenuto conferenze in tutta Italia per illustrare le problematiche connesse all'impiego delle onde radio nel settore delle telecomunicazioni.
collabora con l'Istituto Ramazzini di Bologna e l'Associazione Italiana Elettrosensibili e, non ultimo, è socio fondatore dell'Associazione per lo Stereoscopio. Professore, andiamo. Microfono senza, meglio microfono perché dobbiamo trasmettere. Ok, ringrazio l'assessore, ringrazio Marco, troppo buoni naturalmente, e ringrazio ovviamente tutti voi per essere venuti nonostante la serata di pioggia e la diretta, perché a un certo punto non si può stare a casa e guardarsi tutto con calma dal sofà di casa. Però secondo me il contatto diretto, il rapporto in presenza è ancora tutta un'altra cosa, permettetemi di dirlo, e quindi davvero benvenuti. Ora, elettrosmog, chiariamo subito alcuni dubbi, non sono una chiappa fantasmi, quindi non sono un ghostbuster, non sono un terrapiattista, come qualcuno ha detto in giro per l'Italia, e nemmeno sono un luddista, no? John Ludd, il movimento del luddismo, era quello che all'inizio del XIX secolo andava a distruggere, queste persone andavano a distruggere i telai, le macchine, perché pensavano che avrebbero portato via il lavoro alle persone. Però, come dire, sono appunto, come diceva Marco, 25 anni oramai che mi occupo di questa tematica, appunto facendo misure, consulenze. Non ho mai voluto mescolare quella che è la mia attività professionale in questo campo con quello che è il rapporto con l'associazione Astrofili. Quest'anno per una combinazione insomma da alcuni soci sono stato invitato a parlare di questa cosa e quindi va bene, insomma alla fine sono qua e vi parlerò di questa tematica che ovviamente è una tematica che riguarda la fisica in ogni caso, in realtà riguarda anche un po' l'astronomia e soprattutto riguarda dei possibili rischi, secondo me reali, con cui bisogna fare i conti, nel senso che adesso mano a mano nel corso della serata vedremo di che cosa si tratta. Allora io parto con un'immagine che ritrae una parte della Camera dei Deputati dove due giorni fa si è tenuto un convegno internazionale proprio sulle tematiche relative all'inquinamento elettromagnetico. Dovevo andare anch'io, poi semplicemente non sono andato perché la mia preside attualmente non è in istituto e quindi io come vicario ho dovuto sostituirla. Ci sono stati degli interventi da parte di relatori di livello internazionale, ricercatori di livello internazionale, uno fra tutti Olle Johansson, che ha lavorato al Karolinska Institute di Stoccolma, e la conferenza è stata promossa e organizzata grazie all'Alleanza Nazionale Stop 5G, quindi in realtà non si è parlato dell'elettrosmog in generale, come faremo questa sera, ma si è parlato soprattutto dei rischi connessi all'implementazione del 5G, di cui parleremo comunque in questa serata. Quindi è stata una tematica un po' più ristretta, ma di grande attualità, perché credo sappiate tutti che le compagnie telefoniche già da un po' di mesi stanno pubblicizzando l'avvento di questa nuova tecnologia nell'ambito della telefonia. Il 1 ottobre abbiamo avuto un incontro anche al Parlamento europeo di Bruxelles, dove anche qui sono state presentate alcune mozioni e sono intervenuti alcuni ricercatori, soprattutto biologi e medici, ma anche un nostro giornalista che conosco personalmente, Maurizio Martucci, per portare all'attenzione del Parlamento europeo le problematiche di cui appunto parleremo anche questa sera. Ecco, fatta questa premessa, allora, che cos'è intanto l'elettrosmog? Beh, l'elettrosmog è la presenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali potenzialmente dannosi per gli esseri viventi, quindi non soltanto per gli esseri umani, in generale per gli esseri viventi. Alcuni
comprendono nella definizione dell'elettrosmog anche particolari campi di origine naturale, ma questa sera ci concentreremo soprattutto su quelli di origine artificiale, perché quelli di origine artificiale li produciamo noi ovviamente. Per seguire un po' quello che diremo, è bene dire due cose, giusto, le cose fondamentali su che cos'è un campo. Un campo in fisica è il mediatore di una forza, no? Qui vedete, avete due cariche, una positiva e una negativa, si attraggono e l'intermediario, cioè l'ente che determina questa attrazione, viene chiamato campo elettrico in questo caso. Quindi i campi mediano le forze che agiscono fra le cariche elettriche in questo caso, ma anche per esempio fra le masse, il campo gravitazionale, pensiamo. C'è un modo molto semplice ed intuitivo dovuto a Faraday, un fisico del XIX secolo, per rappresentare il campo mediante delle linee, sono delle specie di elastici, vedete, dove sono più ravvicinati lì vuol dire che il campo è più intenso, dove invece sono più lontani vuol dire che il campo è meno intenso. Quindi abbiamo questo modo molto molto intuitivo di rappresentare i campi. In questo caso si tratta di un campo elettrico. Oltre al campo elettrico, l'altro protagonista di questa sera è il campo magnetico. Mentre il campo elettrico è prodotto da cariche elettriche, che sono le sorgenti del campo, il campo magnetico è prodotto sempre da cariche elettriche, ma quando si muovono, quando sono in movimento, quindi da correnti elettriche sostanzialmente. Qui avete un cavo percorso da corrente, queste linee rappresentano le linee del campo magnetico. Se mettete una bussola in prossimità del cavo percorso da corrente, vedrete che la bussola si orienta seguendo le linee di campo. Il campo elettrico ha una sua unità di misura, quella più utilizzata è il volt su metro. Adesso non è importante entrare nei dettagli, l'importante è che quando voi sentite parlare di volt su metro, per esempio in relazione ai limiti fissati dalla legge, sappiate che si sta parlando di campo elettrico. La Terra ha un suo campo elettrico naturale, non prodotto dall'uomo, che mediamente ha un valore di 130 volt su metro. Vi do questo valore giusto per avere così poi dei punti di riferimento. Naturalmente questo valore può cambiare molto, ad esempio in occasione di tempeste, di temporali, no? qualche giorno fa c'è stato un bel temporale nella zona, almeno a Cassano, veramente fulmini, lampi, tuoni, e chiaramente il campo elettrico viene fortemente alterato, perturbato. Una cosa importante da tenere a mente è che il campo elettrico terrestre varia su scale di tempi relativamente lunghe rispetto ad alcuni fenomeni di cui parleremo stasera, quindi per molti aspetti è un campo essenzialmente statico, o comunque lentamente variabile nel tempo. La Terra ha anche un campo magnetico, la bussola, no? Abbiamo detto prima, se prendete la bussola questa punta più o meno verso il nord. L'unità di misura del campo magnetico sono gli ampere su metro, ma molto spesso però viene utilizzato come unità di misura il Tesla o i suoi sottomultipli, millitesla, microtesla, nanotesla. Quindi quando sentite parlare di microtesla sappiate che si sta parlando di campo magnetico. In realtà bisognerebbe parlare di campo di induzione magnetica, ma questa sera non sottilizziamo, qualche fisico, qualche ingegnere presente mi perdonerà qualche semplificazione. Il campo magnetico terrestre è un campo che ha un'intensità media di circa 50 microtesla ed è anch'esso un campo essenzialmente statico. Avrete sentito parlare del fatto che i poli si stanno migrando, eccetera, eccetera. In effetti è vero, nel corso delle ere geologiche più volte la polarità del campo magnetico si è invertita. Però ancora una volta stiamo parlando di tempi estremamente lunghi rispetto a quelli di cui ci occuperemo stasera. Una buona notizia è che nonostante l'inversione dei poli nel corso delle geologiche, la vita sulla Terra è sopravvissuta, quindi magari non a tutte le forme di vita, però ci comporta il fatto che la vita in generale è riuscita a superare questi cambiamenti di polarità. Il terzo protagonista nasce dal matrimonio tra il campo elettrico e il campo magnetico. Quando il campo elettrico e il campo magnetico si accoppiano, per così dire, nasce il campo elettromagnetico. Questo accoppiamento avviene con oscillazioni sufficientemente rapide, il nostro campo elettromagnetico si propaga nello spazio sotto forma di onde. Quindi questa è un'animazione che è molto simile a quello che accade quando lanciate un sasso in uno stagno, solo che questa volta non sono onde sull'acqua, ma sono onde
che sono costituite da campi elettrici e magnetici accoppiati che, oscillando, si propagano nello spazio alla velocità della luce. Di fatto la luce è un'onda elettromagnetica, quindi nel vuoto la velocità è 300.000 km al secondo e sarà più bassa poi nei vari mezzi materiali. Per cui questi sono gli aspetti fisici fondamentali per capire poi quello di cui parleremo e per capire poi come si produce l'elettrosmog. Il problema, uno dei problemi dell'elettrosmog è che i campi elettromagnetici, a parte la luce visibile e a parte alcune eccezioni di cui parleremo più avanti, non si vedono, non si sentono, non odorano, non si toccano, non hanno sapore e quindi, non potendo percepirli direttamente con i nostri sensi, tendiamo appunto a non vedere che ci può essere un pericolo, non ascoltiamo magari gli avvertimenti, non leggiamo gli avvertimenti che a volte sono riportati sui libretti di istruzione delle apparecchiature elettroniche e quindi poi non ne parliamo perché semplicemente ignoriamo il fatto che c'è un pericolo, perlomeno un potenziale pericolo. Quali sono le sorgenti di campi elettromagnetici, dei campi magnetici ed elettrici artificiali? Beh, ce ne sono tantissime, gli elettrodotti, qui a sinistra, poi abbiamo questa che è una stazione radiobase con le antenne della telefonia mobile, un radar, una cabina di trasformazione, ma naturalmente non li abbiamo solo all'esterno delle nostre case, li abbiamo anche all'interno, un cordless, un forno a microonde, una lampadina a basso consumo, un frigorifero, insomma, il wifi, di sorgenti ce ne sono tante e ovviamente i cellulari, no? Gli smartphone, come volete chiamarli. E questi svolgono un ruolo molto particolare perché oramai i cellulari, o ancora di più gli smartphone, sono diventati i nostri compagni inseparabili. Ho detto prima che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non sono una nostra invenzione, esistono anche in natura e quindi qui abbiamo quattro immagini, un fulmine che genera perturbazioni nel campo elettrico, magnetico ma anche elettromagnetico. Questa è un'immagine radio del Sole, questa è una radio sorgente Cassiopea A e questo è il centro della nostra galassia nella banda radio. Ma addirittura l'intero universo emette una radiazione nella banda radio chiamata radiazione di fondo cosmica. E questo vedremo che ha una sua importanza, nel senso che innanzitutto la vita sulla Terra si è sviluppata e si è evoluta in un particolare ambiente elettromagnetico, che è quello dovuto appunto alle sorgenti naturali, e la sorgente più estesa è l'intero universo. Adesso cominciamo a vedere quelli che sono i cosiddetti campi non radiativi. Cosa sono i campi non radiativi? Sono quelli che non si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, ma che sono limitati essenzialmente alla zona in cui vengono prodotti. Quindi stiamo parlando di campi elettrici e magnetici statici, cioè non variabili nel tempo, oppure variabili nel tempo ma con frequenze molto molto basse, al massimo intorno ai 300 Hz. 300 Hz vuol dire 300 oscillazioni al secondo. In questo caso non vi è propagazione di onde elettromagnetiche, e i campi decrescono abbastanza rapidamente allontanandosi dalla sorgente. Quali sono le sorgenti dei campi non radiativi? Beh, alcuni esempi sono le linee elettriche ferroviarie, sono le cabine, i trasformatori, le cabine di trasformazione, gli elettrodotti ovviamente, questo all'esterno della casa, ma naturalmente ne abbiamo anche all'interno della casa, no? Per cui gli alimentatori, gli elettrodomestici, il quadro elettrico, il phon, ma tanti altri. Naturalmente il legislatore si è preoccupato della salute delle persone e dei lavoratori anche, nel senso che questi campi possono avere degli effetti biologici e questi effetti biologici poi possono anche diventare effetti patologici. Quindi nel corso degli anni sono stati studiati e sono stati fissati dei limiti per questi campi cosiddetti ELF, cioè Extremely Low Frequency, cioè a frequenze estremamente basse. Questi limiti, io ve li ho riportati qua, anche qui adesso non è importante tanto dire ma insomma ma cosa vogliono dire quei numeri, per adesso teniamoli come valori di riferimento.
Allora, per il campo elettrico c'è un limite che è quello di 5.000 voltmetro. Vi ricordate, per la Terra il campo elettrico terrestre è 130 voltmetro più o meno. Qui abbiamo un limite stabilito dal legislatore di 500 voltmetro. Per il campo magnetico è 5.000 voltmetro. Per il campo magnetico le cose sono un pochino più complesse perché si distinguono tre diversi limiti, dal più basso che è di 3 microtesla, poi si passa a 10 microtesla, il cosiddetto valore di attenzione, a 100 microtesla che è il valore limite di esposizione al campo magnetico e non deve essere superato in alcuna circostanza. Quello che ci interessa stasera parleremo soprattutto dell'esposizione della cittadinanza, non dei lavoratori, perché i lavoratori hanno limiti più alti, come dicevano, sono persone e no, sono lavoratori e quindi si beccano i limiti più alti. E per cui faremo riferimento al limite più basso che è di 3 microtesla, nel senso che nessun edificio, in particolare poi edifici come gli ospedali, le scuole, gli asili, devono essere costruiti in zone dove l'intensità del campo magnetico è superiore ai 3 microtesla. Che cosa genera il campo magnetico e cosa genera il campo elettrico? In parte l'abbiamo già visto, all'esterno sono soprattutto gli elettrodotti e le cabine di trasformazione. Questa è una simulazione fatta da un ente svizzero su un elettrodotto a 380 dai gestori degli elettrodotti per trasmettere appunto l'energia elettrica a distanza, quasi 2000 ampere di intensità di corrente. Allora, qui ci sono due superfici, diciamo quella più vicina di colore ciclamino, di colore rosso scuro, io c'ho un colore diverso rispetto a quello che vedete voi, adesso mi sono girato, comunque diciamo quella più scura, dove l'intensità è di 100 microtesla, quindi il valore limite che non deve essere superato mai in nessun caso, e invece questa specie di tunnel più ampio ha un'intensità di 1 microtesla, ma questo tanto per farvi capire come, vedete, allontanandovi naturalmente l'intensità diminuisce. Qui abbiamo un grafico che ci mostra per diversi tipi di elettrodotti com'è l'andamento del campo magnetico e anche qua vedete che insomma decresce abbastanza rapidamente e ad alcune decine di metri dalla linea rientriamo al di sotto dei 3 microtesla, no? Qui avete 5 microtesla, per cui 3 microtesla un po' più in basso, siamo circa, se non leggo male, 40 metri, 50 metri. Il grafico che invece vedete sulla sinistra ci dà la variazione dell'intensità di corrente nell'arco di una giornata e vedete che le variazioni sono piuttosto ampie, questo semplicemente perché la domanda di corrente varia nell'arco della giornata in base alle esigenze dell'industria oppure delle abitazioni private. Quello che vedete qui è una riproduzione dell'ARPA del Piemonte dei livelli di campo magnetico prodotto dagli elettrodotti da una parte in una certa area geografica dove avete i valori appunto di 10 microtesla e di 3 microtesla, quelle sono le cosiddette fasce di rispetto dove non bisognerebbe appunto costruire. Bisogna dire che in realtà fino a un po' di anni fa il valore limite non era di 3 microtesla ma era di 0,2 microtesla. Dopodiché c'è stato un decreto che ha cambiato questo valore e lo ha portato appunto a 3 microtesla, quindi lo ha aumentato di 15 volte. Perché? Perché allora, da un lato c'è chi dice, ma semplicemente perché ci si è accorti che 0,2 microtesla era troppo cautelativo, esagerato, e quindi 3 microtesla sono più che sufficienti. Qualcuno però dice, ma il fatto è che se avessero ottenuto gli 0,2 microtesla o demolivano un sacco di case oppure spostavano gli elettrodotti e quindi hanno detto, va bene, allora alziamo il limite così siamo a posto. Poi dopo lascio a voi giudicare nel corso della serata in base a quello che vi dirò successivamente. Gli elettrodotti non producono solo un campo magnetico, quello che abbiamo visto finora, quindi questi cerchi delle linee di forza del campo magnetico, ma anche un campo elettrico. Qual è la differenza sostanziale dal punto di vista della pericolosità? Beh, allora diciamo che il campo elettrico è facilmente schermabile, per cui il campo elettrico non penetra negli edifici,
se l'edificio poi è una buona messa a terra, una struttura metallica, viene scaricato a terra e l'edificio fa una sorta di gabbia, una gabbia di Faraday di protezione. Il campo magnetico invece no, il campo magnetico è difficilissimo da schermare e sebbene ci siano dei materiali in grado di schermare il campo magnetico, intanto sono materiali molto molto costosi, nel senso che costano diverse centinaia di euro per metro quadro, e poi la schermatura deve essere effettuata con molta molta attenzione, perché basta anche una piccola fessura che poi dopo abbiamo comunque le linee di campo che riescono a penetrare la zona che vogliamo schermare. Questi materiali schermanti sono utilizzati per esempio nei cockpit degli aerei, che devono avere una schermatura elettromagnetica per evitare interferenze, e sono utilizzati anche in una serie di componenti elettronici quando vogliamo appunto evitare che ci siano interferenze da parte di campi esterni oppure che gli apparecchi producano interferenze verso altri. Qui avete invece un grafico che vi fa vedere cosa cambia se interriamo gli elettrodotti. Allora, in verde avete la linea aerea, quindi l'elettrodotto non interrato, e invece in rosso avete il campo magnetico nel caso dell'elettrodotto interrato. Allora, qui, un mio amico dice sempre occhio non vede, cuore non duole, l'elettrodotto lo interro, la gente non lo vede e quindi pensa che sia tutto a posto. In realtà non è tutto a posto, perché sì, sicuramente vedete la distanza alla quale il campo scende sotto i 3 microtesla diminuisce, quindi questo va bene, però devo fare attenzione a quello che è il suolo immediatamente al di sopra della fascia dove passa l'elettrodotto interrato, perché lì i valori possono essere molto più alti rispetto all'elettrodotto aereo, ma questo semplicemente perché l'elettrodotto aereo magari sta a 20 metri d'altezza, 25 metri d'altezza o anche più, e l'elettrodotto interrato è interrato, ma non è interrato a 30 metri di profondità, perché capite che già costa tanto interrarlo, figuriamoci se dovessi scavare un bunker profondo 30-40 metri. E quindi quando noi camminiamo in prossimità della linea interrata siamo molto più vicini ai cavi che portano la corrente. Gli elettrodotti non sono gli unici a produrre campo magnetico all'esterno, un'altra sorgente molto comune sono le cabine di trasformazione. Le cabine di trasformazione sono delle cabine dove appunto si trasforma la tensione da alta a media o a bassa tensione. E questo perché chiaramente non possiamo avere in casa 380 kV, cioè 380.000 volt di tensione, perché è ovvio che sarebbe piuttosto pericoloso, e quindi bisogna abbassare, per cui da 380 a 22 kV, però poi si scende, non so, a 1800, però poi si scende a 220 o a 380 volt, che è la tensione, quella domestica oppure quella industriale. E queste cabine di trasformazione producono dei campi magnetici piuttosto intensi, e quindi anche qua bisogna fare attenzione dove sono posizionati, oppure bisogna fare attenzione se la cabina c'è già, a dove si va a costruire l'edificio. Passiamo adesso in casa. Dunque, in casa le sorgenti di campo magnetico sono sostanzialmente gli elettrodomestici. Qui avete una serie di elettrodomestici, per cui l'asciugacapelli, l'aspirapolvere, la coperta elettrica, eccetera, eccetera, e qui avete i valori in microtesla a 3 cm, a 30 cm e a 100 cm. Per cui vedete che in alcuni casi, per particolari elettrodomestici, abbiamo valori anche superiori ai 3 microtesla. Però chiaramente non è che uno si asciuga i capelli tutti i giorni e tiene il phon per ore ad asciugarsi i capelli, oppure non è che uno usa la pescatola elettrica in continuazione. Però è anche vero che, ad esempio, il motore del frigorifero produce un campo magnetico, e siccome il campo magnetico attraversa tranquillamente le pareti, anche se sono in metallo, anche se sono spesse in cemento armato, quello che volete voi, se magari io ho il frigorifero proprio che confina con la camera da letto, magari dietro la testata del letto, ecco che io tutte le notti mi faccio una magnetoterapia involontaria.
come pure i trasformatori, cioè quelli, i trasformatori che troviamo negli alimentatori, anche quelli producono un campo magnetico, per cui se io ho la presa di corrente dietro la testata del letto e ci attacco il trasformatore, l'alimentatore della radiosveglia, e magari questo sta a 20 cm dalla mia testa, ancora una volta io mi faccio magnetoterapia tutte le notti senza saperlo. Una cosa poco conosciuta è che gli elettrodomestici, anche quando non sono in funzione, qui abbiamo un caso di una lampada, che vabbè non è un elettrodomestico, una lampada, però ci dà chiaramente l'idea. Allora, la lampada quando è accesa, situazione qua in basso a destra, produce un campo elettrico e produce un campo magnetico. Ok, quindi uno dice, va bene, certo, perché passa corrente per alimentare la lampadina e quindi c'è un campo magnetico e poi c'è un campo elettrico, perché quello prodotto dal fatto che io collego semplicemente alla rete elettrica. Quando spengo la lampada il campo magnetico sparisce perché non c'è più passaggio di corrente, ma il campo elettrico rimane perché comunque il cavo rimane sotto tensione. E quindi io comunque, se ho la lampada sul comodino, anche quando la spengo di notte, soprattutto poi siccome sul comodino, vuol dire che la testa sarà immersa in un campo elettrico variabile a frequenza di 50 Hz, che è la frequenza della rete domestica. Tra l'altro, con la tensione, quella che arriva nelle case a 220 per intenderci, negli ultimi anni si è venuto a creare un nuovo fenomeno che gli anglosassoni chiamano dirty electricity, cioè elettricità sporca. Che cos'è l'elettricità sporca? Beh, l'elettricità sporca è legata al fatto che la corrente elettrica alternata ha un andamento sinusoidale, una specie di onda, e quest'onda oscilla 50 volte al secondo da noi, 60 volte al secondo negli Stati Uniti. E come vedete qui a sinistra è un'onda bella, liscia, morbida. Il fatto è che tutte le apparecchiature elettroniche che noi attacchiamo all'impianto elettrico producono degli impulsi spuri ad alta frequenza che vanno a sporcare, tra virgolette, il segnale sinusoidale. Quindi il segnale non è più un segnale bello pulito, ma ha tutte queste oscillazioni ad alta frequenza che si sovrappongono alla tensione così come dovrebbe essere. Anche qua ci sono degli studi che dicono che la dirty electricity ha degli effetti a livello biologico, e quindi non è più soltanto il fatto stesso di avere la tensione di rete, ma questa tensione si va a sovrapporre a una componente ad alta frequenza, componente tra l'altro che viaggia sull'intero impianto elettrico, addirittura viaggia, per esempio se siete in un palazzo, e si propaga agli impianti di tutti i vari appartamenti. Questo vuol dire che dal punto di vista delle bassissime frequenze l'ambiente domestico comunque è permeato sia di giorno che di notte da una serie di campi elettrici e magnetici dovuti, anzi in alcuni casi magari anche a sorgenti esterne, ma dovuti anche soprattutto a sorgenti indoor, sorgenti interne. No, qui avete una camera da letto e quindi qui avete le lampade, poi magari c'è la radiosveglia, poi magari uno si mette il caricabatterie col cellulare di fianco, poi magari c'è lo schermo televisivo, insomma tutta una serie. Poi dopo magari, come accade quasi sempre, i cavi elettrici passano dietro la testata del letto. Chiaramente non vi ho ancora detto quasi nulla sui possibili effetti biologici, vi ho solo accennato che ci possono essere, ma di questo ne parleremo nella seconda parte. Ecco, che cosa si può fare se uno volesse ridurre questo elettrosmog casalingo? Beh, allora, partiamo da quelle che sono le sorgenti interne. Per quanto riguarda le sorgenti interne, abbiamo sostanzialmente tre tipi di soluzioni. Abbiamo i cosiddetti bioswitch. I bioswitch sono interruttori bipolari che vanno piazzati nel quadro elettrico e la sera, quando voi avete finito di leggere il vostro libro preferito, quando avete finito di guardare la TV in camera da letto, spegnete l'ultima luce, il bioswitch rileva il fatto che nella zona notte non c'è più bisogno di alimentazione e stacca completamente la tensione nella zona notte con un interruttore bipolare. Se voi di notte volete alzare per andare a bere o a mangiare di nascosto la torta nel frigorifero e volete accendere la luce, voi semplicemente
non fate altro che schiacciare l'interruttore, il bioswitch rileva il fatto che c'è ancora bisogno di energia e riattacca la corrente. Abbiamo poi dei filtri, questi filtri sono filtri passa basso, per chi è un po' del mestiere, cioè vuol dire che tagliano tutte le frequenze superiori a una certa soglia. Quale? Beh, quella dei 50 Hz, nel senso che io voglio elettricità pulita, non voglio elettricità sporcata da tutti questi transienti, da tutte queste frequenze armoniche superiori. E quindi c'è la possibilità di inserire questi filtri sull'impianto elettrico e di ridurre notevolmente l'elettricità sporca. E poi ci sono i cavi schermati, per cui soprattutto se uno ha l'impianto elettrico che passa dietro la testata del letto, può utilizzare questi cavi schermati in modo tale da ridurre i campi prodotti proprio dall'impianto elettrico. Per quanto riguarda le sorgenti a bassa frequenza esterne, se la sorgente è un elettrodotto, per quanto riguarda il campo elettrico, all'interno dell'abitazione i valori in genere sono molto bassi, perché abbiamo detto l'abitazione fa un po' come la gabbia di Faraday, quindi scarica a terra il campo. Se invece il problema è il campo magnetico, allora è veramente una brutta bestia. Cioè, se voi avete deciso che volete vivere in una zona dove, in una casa dove i valori di campo sono di sotto di un certo valore, ma questo non è così perché magari siete vicino ad un elettrodotto, non ci sono molte possibilità. Cioè, o spendete una cifra praticamente equivalente al valore della casa per schermarla, oppure cambiate casa. No, bisogna essere onesti, perché non è che c'è una soluzione per tutto. Ecco, adesso vediamo invece l'altro aspetto, cioè quello legato ai campi elettromagnetici. Io qui parto parlandovi prima un po' del 5G, perché il 5G è il tema caldo del momento, quindi partiamo da lì e poi dopo andiamo a vedere come il 5G è collegato ai campi elettromagnetici, e poi parleremo più in generale dei campi elettromagnetici. Allora, intanto 5G sta per quinta generazione di cosa? Di telefonia mobile, nel senso che c'è stata una prima generazione, 1G, poi 2G, 3G, 4G, quelle che siamo adesso, e poi adesso da 2020 ci promettono, ma 2020 è un po' difficile, partirà il 5G. Che cosa cambia? Vabbè, cambia il fatto che via via che le generazioni si sono succedute, sempre più frequentemente, vedete, partiamo praticamente dalla fine degli anni 70 fino all'inizio degli anni 90 per l'1G, sostanzialmente i telefoni, gli ETAX, per chi se li ricorda, che erano quasi delle cabine telefoniche e permettevano solo di chiamare quando c'era campo, perché spesso non c'era campo, per cui uno si spostava, si metteva in punta al balcone per cercare di prendere, eccetera. Il 2G ci porta gli SMS, e poi dopo è arrivato il 3G, il 3G ci permette di navigare in internet, e poi il 4G, filmati in alta risoluzione, insomma, mano a mano si aggiungono cose, il 5G promette tutta una serie di cose aggiuntive. Naturalmente, mano a mano che le generazioni passano, per poter dare questi servizi aggiuntivi occorre aumentare la cosiddetta banda di trasmissione, cioè la quantità di dati che io posso trasmettere ogni secondo, che posso ricevere ogni secondo e inviare. Attualmente il 4G arriva a circa 100 megabit per secondo, il 5G promette 10 gigabit per secondo, quindi 100 volte di più la velocità del 4G. Tutto questo aumento della velocità di trasmissione e diminuzione del tempo di latenza. Il tempo di latenza che cos'è? Detto in parole povere, è il tempo che intercorre tra quando voi, per esempio, inviate un comando sul vostro smartphone e il momento in cui viene effettivamente eseguito. E queste due cose combinate assieme, cioè il tempo di latenza sempre più basso, velocità di banda di trasmissione sempre più ampia, promettono cose strabilianti, cose che fino a poco tempo fa erano fantascienza, per cui realtà virtuale aumentata, auto che si guidano da solo, telemedicina, cioè operazioni chirurgiche a distanza, domotica nelle case a livello ultraspinto. Ultraspinto vuol dire che il frigorifero si accorge che è finita la vostra birra preferita. Allora si mette in contatto con il supermercato, ordina la birra, il supermercato gli dice di pagare tot, il frigorifero si mette in contatto con la banca, fa il versamento, la banca comunica al supermercato che è venuto il versamento, arriva un drone, prende la cassa di birra e ve la scarica sul balcone. Poi magari c'è il robottino che lo mette in frigo. Quindi roba è così, no? E se lo beve pure.
e se la beve pure magari. Allora, tutta questa roba qua si chiama IoT, cioè Internet of Things, cioè l'internet delle cose. Perché l'internet delle cose? È perché appunto le cose, gli oggetti, cioè il frigorifero, la lavastoviglie, l'automobile, tutto quello che volete voi, cominciano a interagire con noi, ma soprattutto cominciano a interagire tra di loro, si parlano per scambiarsi tutta una serie di informazioni e fare tutta una serie di cose. Tutto questo naturalmente richiede una banda molto molto ampia, perché capite che la quantità di informazioni che devono essere trasmesse è enorme, e anche il tempo di latenza deve essere molto breve, perché capite, se un chirurgo opera a distanza e nel momento in cui lui col bisturi fa un movimento, quello deve immediatamente, magari a 50 km di distanza, ripetersi sul paziente. Quindi non può aspettare 10 secondi che lui taglia e poi dopo il bisturi taglia, perché magari taglia la aorta invece di tagliare quello che doveva tagliare. Il 5G prevede fino a 1 milione di device connessi per chilometro quadrato, questo ovviamente nelle zone ad alta densità abitativa. Per il 2020 si prevedono 20 miliardi di device collegati nel mondo, 2025 55 miliardi di device, ma secondo alcuni sono stime ottimistiche, o meglio, o pessimistiche, secondo i punti di vista, cioè potrebbero essere molti di più. Vi faccio notare che 20 miliardi è già più del doppio della popolazione umana su questa terra, no? Quindi avremo 20 miliardi di oggetti più o meno intelligenti o più o meno sciocchi, come volete voi, che si parlano fra di loro e si dicono boh, chissà che cosa. Tutto questo richiede una tecnologia wireless, in realtà non solo una tecnologia wireless, perché buona parte delle informazioni continuerà a viaggiare su cavo, però richiede una parte sostanziosa che viaggi su onde radio. Wireless ovviamente vuol dire onde radio, e abbiamo già visto che le onde radio sono costituite da campi elettrici e magnetici che si propagano come perturbazione nello spazio, anche nello spazio vuoto. Come è fatto un'onda elettromagnetica? Questa è un'altra simulazione che vi fa capire un pochino come è fatta un'onda bella liscia, sinusoidale, ma vedremo che in realtà non sono fatte così. Questa è l'onda, diciamo, più semplice, l'onda sinusoidale. Il campo elettrico è quello blu, il campo magnetico è quello rosso, che oscillano, vedete, in maniera correlata. Cose importanti da sapere, allora, periodo di oscillazione, cioè quanto tempo ci mette l'onda a compiere un'oscillazione completa, lunghezza d'onda, distanza fra due picchi massimi, fra due massimi dell'onda, frequenza, cioè numero di oscillazioni al secondo, l'ampiezza, che è l'intensità massima del campo elettrico o del campo magnetico, perché sono correlati, velocità di propagazione, ho detto prima, quella della luce, 300.000 km al secondo, va bene. Le onde elettromagnetiche sono classificate in quello che è chiamato lo spettro. Lo spettro cosa fa? Le mette in ordine partendo da quella frequenza più bassa fino ad arrivare a quella frequenza più alta, oppure se preferite fare il contrario, fate il contrario. L'importante è che sono ordinate secondo la frequenza e quindi secondo la lunghezza d'onda. Per cui si va dalle onde radio, alle microonde, agli infrarossi, alla luce visibile che occupa una piccola parte, una piccola porzione dello spettro, ultravioletti, raggi X, raggi gamma. Quindi mano a mano si sale in frequenza. La parte che interessa a noi è quella che sta qua, cioè siamo nella zona alta delle onde radio e andiamo a invadere una parte delle microonde, ma chiaramente sono classificazioni convenzionali queste, per cui diciamo che orientativamente andiamo, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, da attualmente da 800 MHz, cioè 800 milioni di oscillazioni al secondo, ma tra un po' verrà utilizzato anche 700 MHz, fino a qualche GHz o anche a qualche decina di GHz con il 5G. Un errore che molti fanno è di confondere la frequenza con l'intensità, cioè aumentare la frequenza non vuol dire necessariamente aumentare l'intensità dell'onda, questa è legata all'ampiezza, non alla frequenza. Anche se tra poco vi dirò una cosa che sembra contraddire quello che vi ho appena detto. Le onde elettromagnetiche trasportano energia, mettete il pollo nel forno a microonde, si cuoce, quindi vuol dire che l'onda elettromagnetica che viene prodotta all'interno del forno a microonde è in grado di scaldare fino alla cottura la carne, e trasportano informazione. Informazione, qui avete uno speaker alla radio e la sua voce viene trasformata in pulsi elettrici, poi dopo questi vengono caricati, tra virgolette, su una portante, che è un'onda elettromagnetica a una certa frequenza,
questa operazione si chiama modulazione e poi dopo viene irraggiata attraverso le antenne. Una distinzione importante nella parte dello spettro è tra radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti, nel senso che dal punto di vista della meccanica quantistica, non vi preoccupate, non vi dico nulla di difficile, le radiazioni elettromagnetiche non si propagano in maniera continua, ma si propagano come pacchetti di energia. È un po' come dire che invece di avere l'acqua che esce dal rubinetto, l'acqua ce l'avete solo in bottiglie. Mezzo litro, un litro, un litro e mezzo, due litri e mezzo. Non potete avere acqua in quantità qualunque. Questi pacchetti di energia, ciascuno di questi pacchetti di energia, trasporta una quantità di energia che questa volta sì dipende dalla frequenza. Questa volta sì. Quindi cosa succede? Se la frequenza diventa sufficientemente alta, il pacchetto di energia è in grado di rompere i legami chimici. Quindi per esempio rompere la molecola del DNA, cosa molto grave. È un po' come dire che il DNA si becca una palla da bowling, e come i birilli vanno giù. Se invece la frequenza è al di sotto di un certo valore, è come lanciare delle palline da ping pong, e queste non le tirano giù i birilli, e quindi non sono in grado di rompere i legami chimici e di procurare danni al DNA. Almeno questo è quello che pensano i fisici e gli ingegneri. Ma vedremo che non è così semplice. Va bene, qui avete un'antenna che emette onde elettromagnetiche, qui avete le tipiche antenne del 3G, 4G, questi sono i lobi di radiazione di un'antenna, sezione verticale, e qui c'è un palazzo, questo qui è il lobo principale, poi ci sono i lobi secondari, e il palazzo è interessato in parte ad uno dei lobi principali di emissione. Questa è la vista dall'alto, questa specie di trifoglio rosso, sono le stazioni radiobase viste dall'alto, con i diversi valori di campo. Adesso qui abbiamo un valore di 6 vol metro al confine della zona rossa, vedete che ha questa forma di trifoglio perché di solito le antenne sono disposte a gruppi di 3 perché coprono ciascuna circa 120 gradi, in questo modo si copre tutto l'angolo giro. Queste sono antenne più piccole e sono tipo le antenne che saranno installate per il 5G, perlomeno una certa banda di frequenza. Il 5G utilizza anche una particolarità, cioè la cosiddetta tecnica del beamforming. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre le antenne attuali irraggiano onde radio in una direzione prestabilita, invece il 5G, le antenne del 5G sono in grado di seguire gli utenti con dei fasci mobili, un po' in questo modo, no? Spazzolano la zona e vi seguono se state facendo una telefonata. Dove verranno piazzate? Un po' dappertutto, lampioni stradali, tombini, pensiline, balconi, cartelle pubblicitarie, sono previsti anche dei droni in caso di zone impervie, satelliti, si prevedono 20.000 satelliti in orbita, 12.000 pare se li abbia già accaparrati Elon Musk, questo perché ci deve essere una copertura totale del territorio. Per l'Italia nei prossimi anni si prevede una copertura del 98% del territorio, perché capite che se pensiamo alle auto che si guidano da sole, non è che a un certo punto l'auto perde il segnale dove il segnale non arriva, e col 5G l'idea è quello di spazzolare tutto, ve ne dovete andare nelle caverne poi se volete evitare di essere irraggiati. Quali bande sono utilizzate? Beh, più o meno l'abbiamo già detto prima, le strisce gialle sono le bande attualmente utilizzate, per cui abbiamo 800, 900, 1800 MHz, 2100 qualcosa. Abbiamo il 5G che occuperà la banda dei 700 MHz che attualmente è occupata dalla TV digitale e che dovrebbe essere dismessa entro il 2020, i 3,7 GHz e poi i 22,5 e 27,5 GHz con caratteristiche diverse. Questo perché le frequenze più basse sono quelle che riescono a coprire un raggio più ampio e hanno anche potenza maggiore perché riescono a penetrare più facilmente gli edifici, mentre le frequenze più alte lavoreranno su potenze più basse e questo richiede ovviamente molte più antenne perché non riescono queste frequenze a penetrare gli edifici o anche a superare gli alberi e quindi ho bisogno di un numero molto maggiore di antenne piazzate sul territorio. Come è fatto il segnale radio? Il segnale radio non è un'onda bella liscia, ma un segnale pulsato, e questo sembra che sia connesso poi al fatto che il segnale è bioattivo, cioè produce degli effetti biologici. Cioè ci sono diversi studi che dicono che non è tanto la frequenza in sé, ma la tecnica di modulazione utilizzata. Qui abbiamo una simulazione di una chiamata, per cui
questa è l'intensità del campo pulsato che arriva al vostro cellulare. Prima ancora che il cellulare squilli c'è il cosiddetto handshaking, cioè si danno la mano il cellulare con chi? Con la stazione radiobase, la quale a sua volta poi si collega attraverso altre stazioni o altri cavi o via cavo con l'altro cellulare che vi sta chiamando. Dopo qualche secondo il cellulare squilla, voi capite che qualcuno vi sta chiamando, rispondete e poi dopo inizia la conversazione. E qui avete un'espansione di questi impulsi, no, che vi fanno capire come appunto i segnali sono fortemente pulsati, non sono segnali sinusoidali come uno si immagina tipicamente l'onda. E appunto il segnale pulsato, come dicevo, è un segnale bioattivo. Gli alberi, ho già detto, possono dare fastidio, per cui via. Adesso, vabbè, ci sono stati tagli sospetti di alberi in molte città europee, poi dopo c'è sempre qualcuno che dice no, meno malati, no, meno brutti, no, mentre c'erano il traffico, però insomma sono stati segnalati molti tagli sospetti di alberi. Veniamo ai limiti. Chi è che fissa i limiti? Beh, i limiti li fissano i governi, i limiti di esposizione. I governi non è che se li inventano, ricevono indicazioni. Da chi ricevono indicazioni? Essenzialmente da due istituzioni, dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e dall'ICNIRP, che è la Commissione Internazionale per i rischi delle radiazioni non ionizzanti, quindi si occupa appunto della banda radio. L'ICNIRP è in collaborazione con l'OMS e questi poi danno delle linee guida che i governi sono liberi di accettare oppure di restringere ulteriormente, cioè di essere più cautelativi. Ma come fa l'ICNIRP a stabilire quali sono i limiti? Sostanzialmente fa questa roba qua. Allora, prende dei manichini, li riempie di gel proteico, dopodiché li irraggia, mette dentro una sonda per misurare che cosa? L'aumento di temperatura. Quindi, quando l'aumento di temperatura raggiunge un grado, allora si dice basta perché potrebbe essere pericoloso per la biochimica, per gli effetti biologici che potrebbe produrre. E quindi da lì vanno a vedere qual è il campo elettrico e quindi pongono i limiti. Il riscaldamento avviene perché, per esempio, nel caso delle frequenze del forno a microonde, che sono le stesse frequenze utilizzate dal Wi-Fi, intorno ai 2-4 GHz, poi il Wi-Fi usa anche 5 GHz, il forno a microonde lavora intorno ai 2-4 GHz, perché? Perché la molecola d'acqua viene messa in oscillazione, perché va in risonanza, e quindi scalda, no? Questo è il motivo per cui il pollo si cuoce, il piatto rimane freddo. Naturalmente, quando noi ci mettiamo il telefono vicino all'orecchio, le onde elettromagnetiche emesse depositano parte della loro energia nei tessuti e quindi scaldano. E l'idea è, andiamo a vedere, quando scaldano troppo non va bene e si scopre che il livello di aumento di un grado viene raggiunto quando la potenza depositata è di circa 4 watt per chilogrammo di tessuto. Va bene, allora vuol dire che l'ICNIRP fissa un'unità di misura chiamata SAR, Specific Absorption Rate, cioè il tasso di assorbimento specifico. E questa cosa qui, senza entrare adesso nei dettagli matematici, ci dicono, allora guardate, siccome è 4 l'aumento di un grado, siamo più prudenti, facciamo 2, in America sono ancora più prudenti, 1 e 6, e quindi questo deve essere il limite che i cellulari non devono superare quando vengono utilizzati per le chiamate o per qualunque altra cosa, perché altrimenti si rischia un aumento di temperatura eccessivo. C'è anche un'altra unità di misura che viene utilizzata, anzi altre due, cioè l'intensità di campo elettrico dell'onda elettromagnetica. Chiaramente, siccome l'onda varia in continuazione, è un'intensità media, si chiama valore efficace del campo elettrico, diciamo che è una sorta di media. E la densità di potenza, cioè quant'è la potenza che l'onda elettromagnetica trasporta per metro quadro. Allora, qui i limiti attuali in molti paesi europei sono di 61 vol metro, che è il limite suggerito dall'ICNIRP. In Italia il limite più restrittivo sono 6 vol metro circa. Quello che però qui mi interessa farvi capire è che, siccome adesso le compagnie telefoniche, ma più che le compagnie telefoniche, le tower company, cioè le proprietarie delle stazioni radiobasi, che sono diverse dalle compagnie telefoniche, spingono perché questo limite venga innalzato, cioè venga portato a 61
volmetro. Quindi uno dice, caspita, aumentano di 10 volte. Sì, ma aumentare di 10 volte il campo vuol dire aumentare di 100 volte la densità di potenza, perché questa va col quadrato del campo, e quindi si passerebbe da 0,1 watt al metro quadro a 10 watt al metro quadro. Questo per capire che alle volte, no, si nascondono le cose con piccoli trucchetti, tipo io ti dico che aumenta il campo elettrico, quanto, 10 volte? Ma è tanto? No, non è tanto, ma in realtà la densità di potenza poi aumenta di 100 volte. Allora, i limiti in Italia sono, andiamo a guardare quelli più restrittivi, che sono quelli cosiddetto obiettivo qualità, quindi per le zone abitative o per tutte le zone dove si trascorrono più di 4 ore al giorno, il limite è questo qua, 6 volmetro, e questo, diciamo, il nostro legislatore dice è sufficientemente cautelativo. Tornando ai cellulari, l'anno scorso esplode uno scandalo in Francia, il cosiddetto Phone Gate, perché questo signore, che è un medico, Marc Arazi, comincia a rompere le scatole all'Istituto di Sanità francese pretendendo che faccia delle misure sulle emissioni dei cellulari quando sono utilizzati a contatto con la testa. Perché una cosa che io qui vorrei sapere quanti di voi lo sanno, se andate a leggere le istruzioni, che non sono più sul libretto, perché non esistono più i libretti di istruzioni, dovete andare in una sezione del vostro cellulare, andare a cercare le istruzioni, e le case costruttrici raccomandano di tenere il cellulare tra 1,5 e 2,5 centimetri dal corpo quando voi chiamate. Ma chi è che telefona col cellulare messo qua a distanza? Tutti quanti se lo tengono attaccato all'orecchio. Allora, che cosa scopre il French National Frequency Agency? Scopre che i valori di SAR, quando il cellulare è adeso al corpo, sono dalle 3 alle 4 alle 10 volte superiori a quelli dichiarati e a quelli permessi per legge. 100.000 cellulari buttati via. Scandalo. Si sa in Italia, no, zero. E in Francia ha avuto una grandissima risonanza questo caso, tant'è vero che adesso stanno facendo i conti su come fare, perché di fatto Marc Arazi dice non dobbiamo prenderci in giro, voi mi dovete dire molto chiaramente e non nascosto nelle istruzioni che io devo tenere il cellulare a qualche centimetro dal corpo, e ancora peggio, vedremo cosa succede quando uno poi il cellulare non lo usa. E la domanda a questo punto che si pone è: ma non è che magari vi sono altri effetti oltre quello termico? Cioè, non è che oltre a scaldare le radioonde fanno anche qualche cos'altro? Come dice il mio amico Paolo Orio, qui la comunità scientifica è dicotomizzata, è spaccata in due. Da un lato abbiamo la posizione conservativa, cioè ci sono solo effetti termici. Posizione conservativa che è sostenuta da una parte del WHO, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fortemente sostenuta dall'ICNIRP, sostenuta in un documento pubblicato recentemente dall'ISI Standard, l'Istituto di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano. Dall'altro lato c'è la cosiddetta posizione cautelativa, cioè ci sono anche effetti non termici, cioè ci sono effetti biologici potenzialmente dannosi o dannosi che si verificano anche quando non v'è un innalzamento apprezzabile di temperatura. Il Parlamento europeo si schiera da questa parte, l'Agenzia europea per l'ambiente si schiera da questa parte, e un'associazione che raccoglie centinaia di ricercatori e che si chiama BioInitiative e che ha un sito internet, poi dopo vi dirò come fare ad andare a vedere la loro pubblicazione. Quindi la domanda è: i limiti di legge tutelano la popolazione da eventuali effetti biologici sanitari a breve e lungo termine? Allora, se non siamo sicuri, occorrerebbe applicare il principio di precauzione, quel principio che dice: qualora esista il rischio di danni gravi e irreparabili, la mancanza di piena certezza scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l'adozione di misure efficaci, anche non a costo zero, per la prevenzione del degrado ambientale. Quindi qui è molto chiaro quello che dice il principio di precauzione. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, risoluzione 1815, 27 maggio 2011, dice: gli Stati fissino soglie preventive per esposizione a lungo termine alle microonde e in tutte le zone all'interno, indoor, in accordo con il principio di precauzione, che non superino gli 0,6 volmetro
e nel medio termine ridurre questo valore a 0,2 vol metro. In molti stati europei siamo a 61 vol metro. L'ECRR, che è un comitato si è costituito a partire dai Verdi europei, per i rischi delle radiazioni ionizzanti e che ha costituito un sottocomitato per i rischi delle radiazioni non ionizzanti, pubblica un documento nel maggio 2019 dove propone di adottare anche per le radiazioni non ionizzanti il principio dell'effetto legato alla dose, cioè non mi devo basare sull'effetto acuto di riscaldamento, ma mi devo basare sulla quantità di energia accumulata nel tempo, come avviene per le radiazioni ionizzanti. Propongono due nuove unità di misura e in base a queste, per esempio a 100 metri da una stazione radiobase, l'esposizione nel corso di un anno supera di 2,5 volte il limite proposto da ACNRR. Chiaramente non è questo un comitato governativo, non fa parte della Comunità Europea, è un comitato autocostituito a partire dal Partito dei Verdi. Addirittura, se andiamo in Germania, il Institut für Biologie propone dei limiti ancora più restrittivi, soprattutto per la zona notte, perché è la zona dove noi passiamo 7-8 ore e dove l'organismo deve ricaricare l'energia letteralmente. E allora vedete, loro dividono in quattro fasce, per cui nessuna preoccupazione, preoccupazione lieve, rischio severo e rischio estremo. E loro propongono che nella zona notte il valore di campo elettrico, nel caso di radiazioni di onde elettromagnetiche nella banda radio della telefonia, sia non superiore a 0,006 vol metro. Impossibile, attualmente è impossibile, una situazione del genere è impensabile. Rischio lieve 0,06, arriviamo alla raccomandazione europea, 0,6 per loro è già un rischio non accettabile. Uno dice, ma questa roba qua se la sono inventata loro, sarà una roba che non esiste, cioè, ma questi sono pazzi, pensano, vogliono fare i figli dei fiori ancora. Allora vediamo cosa dice il WHO, cioè sempre l'OMS, che dice, scusate mi avvicino perché vedo veramente male. Allora, highlights, questo è la IARC, che è l'emanazione dell'OMS che si occupa dei tumori, no? E quindi dice incremento di rischio di tumori cerebrali, del nervo vestibolare, delle ghiandole salivari e associati con l'uso del telefono mobile, quindi dei cellulari. 9 studi tra 2011 e 2017 riportano un incremento del rischio di cancro al cervello dall'uso del cellulare, case control, cioè una serie di cose che dicono attenzione, bisogna studiare questa roba qua perché ci sono questi rischi. Tant'è vero che nel maggio del 2011 inseriscono le radioonde e anche i campi magnetici a bassissima frequenza nella categoria 2B della classificazione degli agenti cancerogeni della IARC. Categoria 1, certi cancerogeni, categoria 2A, probabili cancerogeni, categoria 2B, possibili cancerogeni. Siamo nel 2011, quindi oramai quasi 10 anni fa. E uno dice, vabbè, possibili, che cosa ci sarà mai in quella categoria lì? Vabbè, vi riporto alcuni agenti che fanno parte della categoria 2B. Allora, subito mettiamo l'acido caffeico, perché l'obiezione che fanno sempre, ma ci hanno messo anche il caffè, allora anche il caffè non dobbiamo più berlo. Io qui dico, il caffè sono io che decido di bermelo oppure no. Ma se sto vicino a una stazione radiobase, giorno e notte mi becco quello che magari non desidererei beccare. Poi, che ne so, abbiamo l'acrilonitrile, il benzodiazepine, il bitume, il DDT. Anche qui, no, c'è il mio amico Paolo che dice, voi immaginatevi in una scuola dove c'è il wifi e voi insieme al wifi che mette onde radio irrorate gli studenti di DDT. Tanto, è sempre nella categoria 2B, che problema c'è? Diesel, fumi di saldatura, sulfasalazzine, i fumi del lavasecco, no? E insieme vedete campi magnetici, LF e radiofrequenze. Studi, due studi molto importanti, andati avanti per più di 3 anni, uno dell'NTP, il National Toxicology Program, e l'altro l'Istituto Ramazzini di Bologna. Allora, l'Istituto Ramazzini di Bologna è un istituto per lo studio delle sostanze possibili cancerogene,
che è un'eccellenza a livello mondiale. È secondo come quantità di studi e come affidabilità solo all'NTP, l'NTP è il National Toxicology Program americano, ma l'NTP ha milioni di dollari di finanziamento e centinaia di ricercatori, quelli di Ramazzini io li conosco, da oramai 12 anni non prendono una lira di finanziamento dallo Stato, si autofinanziano perché hanno costituito una cooperativa sociale e si autofinanziano anche facendo i tortellini durante le sagre paesane, veramente devo dire encomiabili. E che cosa fanno questi? Fanno uno studio sui ratti, l'NTP fa uno studio dove espone i ratti per diversi mesi a un campo elettromagnetico a 900 MHz in condizioni simili all'esposizione da cellulare, cioè antenne molto vicine, campo vicino come si dice. Ok, i Ramazzini fa una cosa simile, però 1800 MHz, frequenza del 3G, e campo lontano, cioè esposizione tipo quelle delle stazioni radiobase. Va bene, che cosa trovano? Entrambi, a distanza di migliaia di chilometri, trovano gli stessi risultati, cioè un aumento statisticamente significativo di neuroblastomi, di schwannomi, cioè di tumori che riguardano soprattutto le guaine che proteggono le fibre nervose. Un incremento statisticamente significativo. Ero a Cosenza qualche giorno fa con Andrea Vornoli, che è un ricercatore dei Ramazzini, mi diceva che adesso stanno pubblicando ulteriori risultati, perché loro sono pochi, sono veramente poche decine, e devono studiare non solo i campi elettromagnetici, hanno decine di altre sostanze che nel corso degli anni hanno studiato e che continuano a studiare, e mi diceva i risultati anche qui confermano il fatto che c'è un aumento statisticamente significativo di tumori. Non ci sono solo i tumori, in realtà effetti biologici su che cosa? Testicoli. Chiaramente questo non è un testicolo, non è una cellula di un testicolo umano, ma di un ratto normale, e qui invece esposizione a campi elettromagnetici. Questo è uno studio sempre su utilizzatori di telefonia mobile e sulla conta degli spermatozoi, quindi c'è una proporzionalità inversa fra il numero di ore che si utilizza ogni giorno il cellulare e la riduzione della conta spermatica, anche della mobilità spermatica. In Inghilterra hanno pensato di realizzare questa campagna nei bagni dei maschietti, hanno affisso questi manifesti, perché magari oltre, cioè, il maschietto non punta la tazza ma si guarda in giro e quindi si vede di fronte, dice: il tuo futuro è nelle tue mani, non metterti il cellulare nella tasca dei pantaloni, perché a pochi centimetri dai testicoli. Io, scusate, qui vado molto rapidamente perché io sono un fisico, non sono un biologo, e per questo mi limito a citare alcuni delle migliaia di studi che sono stati fatti. Questo che cos'è? Il test Cometa. Il test Cometa è un test che va a vedere l'integrità del DNA. Se vedete questo sole bello tondo, allora vuol dire che il DNA è integro. Se invece vedete questa specie di coda, questa specie di cometa, allora vuol dire che il DNA è danneggiato. Allora, l'immagine in alto a destra, vedete cometa, DNA danneggiato, esposizione a radiazioni ionizzanti 0,5 gray, cioè equivale a 1600 radiografie del torace, cioè questo è l'equivalente della dose di 1600 radiografie del torace. 24 ore di esposizione al mobile phone, cioè un cellulare, SAR 1,3 watt chilogrammo, cioè al di sotto di quello permesso dalla legge. Ecco qua, stessa roba. Uno dice: ma non è possibile, no? Infatti io litigo poi con gli ingegneri, con i miei amici fisici, perché questi qua sono convinti che, no, ma non è ionizzante, non può succedere. E quindi pretendono di adattare la realtà alla teoria. Siccome la mia teoria dice che è tanto bella e dice che al di sotto della soglia di ionizzazione non ci sono danni al DNA, non ce ne sono. Cos'è quella roba lì? Ma sarà uno sbaglio, sarà un imbroglio. Tant'è vero che, ecco qua, Buttack, sito, no? Bufala un tanto al chilo, sentenze e scienza, no? Questi qui dicono: ah, siccome sono state messe già alcune sentenze che collegano l'uso smodato dei telefoni cellulari, tumore al cervello,
20 anni di studi, poche evidenze, no? E quindi questi qui dicono, ecco una bufala, no? Non dovrebbero parlare i giudici, dovrebbero lasciar parlare i ricercatori, chi? Beh, magari gli ingegneri, ma gli ingegneri cosa ne sanno di biologia? E il dottor Angelo Gino Levis, titolare della cattedra di genotossicità all'Università di Padova, ora in pensione, si dedica da anni al problema dell'elettrosmog e ha realizzato nel 2012 un metastudio, cioè ha preso 1058 articoli peer review, per cui non l'articolo sulla rivista parrocchiale, con tutto il rispetto per la parrocchia, peer review, cioè vuol dire pubblicazioni scientifiche ufficiali, pubblicati tra il 1995 e il 2009, e ha fatto una bella suddivisione. Invece queste sono queste colonnine. Allora, colonnina rossa vuol dire sì, ci sono effetti dannosi a livello biologico, colonnina nera non ce ne sono. Ma perché ci sono affiancate due colonnine di qua e due colonnine di là? Perché le due colonnine a destra sono quelle che riguardano studi finanziati da portatori di interesse, cioè compagnie telefoniche, dette in parole povere. Allora, guardate qua che bella colonnina nera, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, sì, c'è un pochino di rosso, ma è poco, non vuol dire niente. Studi indipendenti, cioè finanziati con denaro pubblico oppure autofinanziati, la colonnina rossa, guarda caso, sale. Quindi ora capite perché si può dire tutto il contrario di tutto. E uno può dire, beh, ma allora, ma perché dovremmo credere alle colonnine rosse e non a quelle nere? Cui prodest, dicevano gli antichi, cioè a chi fa comodo. Dopodiché ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni. Allora, questo è uno studio realizzato quest'anno da Polab in collaborazione con il CNR. Hanno preso 42 alunni alle scuole medie, gli hanno messo un badge che registra l'esposizione a campi elettromagnetici nella frequenza della telefonia mobile nell'arco delle 24 ore la mattina. Allora, questo valore qua massimo è 10 volt metro, ma ci fermiamo a 10 volt metro perché il sensore non andava oltre, quindi i picchi sono tagliati in realtà. E quindi qui abbiamo tutti questi picchi che ci dicono ogni volta quando lo studente supera il livello anche di 10 volt metro, non di 6 volt metro. E la cosa interessante è andare a vedere che anche di notte ci sono questi picchi. Perché? Perché i giovani dormono col cellulare sotto il cuscino. E quando il cellulare viene messo sotto il cuscino, viene messo in tasca, viene nascosto da qualche parte, siccome una parte della potenza irraggiata viene assorbita, per esempio dal cervello o dal cuscino anche, e siccome il cellulare deve stare continuamente in contatto con la stazione radiobase, con la sua mamma, grida più forte, cioè aumenta la potenza di emissione. Per questo dicevo, anche quando non lo usate, lo tenete nella tasca dei pantaloni, oppure qui nella tasca della giacca vicino al cuore, il cellulare emette lo stesso. Non è che non è in funzione. 69% degli alunni è esposto a radiofrequenze di intensità pari o superiori a 10 volt metro nell'arco della giornata. Adesso è il momento dell'asta. Che cos'è questa roba qua? Allora, studio di Bandar Carpenter, Planetary Electromagnetic Pollution, It is time to assess its impact. Cioè, è uno studio pubblicato su The Lancet, quindi anche qui The Lancet, credo che sia una rivista abbastanza autorevole, che è andato a vedere qual è stato l'aumento della densità di energia di fondo dovuta alle emissioni artificiali rispetto al fondo naturale. Allora, queste tre gobbette qua sono le tre gobbette utilizzate nella banda della telefonia. Questi qua in alto sono i limiti di legge nei vari paesi. Ok, allora, curva più in basso, curva verde, fondo naturale. Poi 1950 siamo qua giallo, 1980 siamo qua arancio, 2010, quindi 10 anni fa, siamo qua. Adesso uno dice, ma di quante volte è aumentato? Chi vuole fare un'offerta? 1 milione. 1 milione di volte, no, 1 milione. Aggiudicato per 1 milione, nessuno offre di più? 1 miliardo di volte a scala di 10. Allora, questa qui è una scala logaritmica. Ogni tacca moltiplica. Allora, in una città il fondo
nella banda radio della telefonia è 10 alla 18 volte il fondo naturale, cioè è un miliardo di miliardi di volte. Non sono un medico, non sono un biologo, ma qualche domanda me la farei. Un miliardo di miliardi di volte, avete sentito bene. Allora, rischi biologico-sanitari, psicologico-sociali, ma qui non mi addentro, oramai conosco diverse psicologhi, sociologhi che me ne raccontano di tutti i colori, sono nella scuola, comincio a vedere gli effetti dell'uso dello smartphone, del tablet, a partire da bambini di 3 anni. Sicurezza, privacy, diciamo stare. Antropologici, cioè potremmo essere alle soglie, no, il transumanesimo, di un cambiamento del paradigma umano, non umano, ma anche qua, qui c'è materiale per fare altre 10 conferenze. Rischi biologico-sanitari, cosa si può fare? Allora, comportamentali, ci sono dei comportamenti che possiamo attuare facilmente per ridurre l'esposizione. Tecnici, schermature, abbiamo parlato prima, giuridici, si possono fare delle azioni legali, politici, si può fare pressione sui governi perché facciano più attenzione alla nostra salute. Allora, qui ci sono 12 consigli utili per usare la tecnologia, per esempio appunto usare gli auricolari, ma adesso i nuovi modelli di smartphone usano il Bluetooth, quindi basta auricolare, si possono più usare. Non telefonare per esempio quando sei in macchina, quando sei in luoghi metallici chiusi perché c'è la schermatura, il cellulare aumenta la potenza, usare possibilmente viva voce, non tenersi una tasca dei pantaloni, insomma ci sono una serie di consigli, poi dopo vi posso dire dove andare a trovare questa cosa. Schermature, ne abbiamo già parlato. Sentenze, allora l'Italia da questo punto di vista è la pipista, perché l'Italia è stata la prima nazione dove un tribunale ha messo una sentenza di condanna per un'azienda che aveva costretto un manager a stare 8, 9, 10 ore al giorno attaccato al cellulare, neurinoma, reazione di causa ed effetto riconosciuta, risarcimento. Questa è una sentenza più recente, Tribunale Ordinario del Lavoro di Monza, sezione lavoro, Istituto Nazionale di Sentenza contro l'INAIL, motivi della decisione, io conosco personalmente gli avvocati che hanno seguito questo caso. Allora, ecco qua, qui dice che fossero effettuate le misurazioni di campi elettromagnetici e il telefono cellulare GSM Nokia oltre il cordless fino a tutto il 2009, un ulteriore telefono cellulare GSM Samsung per comunicare con il centro bilanciamento aeromobili. Quindi questo qua era un dipendente che l'azienda obbligava a utilizzare il cellulare continuamente. Politica, qui è l'audizione che c'è stata al Parlamento Europeo, all'inizio ho già parlato di quella che c'è stata adesso alla Camera. Informarsi è fondamentale. Informatevi a 360 gradi, per carità, non sto dicendo che dovete andare solo sul sito degli elettrosensibili, su quello del Brain Initiative o della IARC, andate anche sul sito di CNIRP, andate anche su quello dell'Istituto Superiore di Sanità. Confrontate, leggete, chiedete, andate a cercare questi nomi su YouTube, questi sono tutti ricercatori, a partire da Ola Johansson, ma Debra Devin, Fiorella Belpoggi, che per anni è stata direttrice del Ramazzini di Bologna e che adesso, nonostante sia andata in pensione, continua a lavorare, ha detto questa sarà la mia ultima battaglia, far riconoscere la cancerogenicità dei campi elettromagnetici. È veramente ammirabile. Segnatevi questi nomi, andate a cercarli su YouTube, ascoltatevi le loro conferenze. Qualche libro, toglietevelo dalla testa, un'indagine di giornalismo d'inchiesta che parla proprio a partire dalla prima sentenza che c'è stata in Italia un po' di anni fa di quel manager di cui vi parlavo prima. Manuale di autodifesa per elettrosensibili, qui si apre un capitolo immenso. Allora, in Italia noi, secondo alcune stime, abbiamo dal 3 al 4% della popolazione che soffre di una patologia attualmente non riconosciuta dall'OMS, è riconosciuta in Svezia come handicap temporaneo di sensibilità particolare ai campi elettromagnetici. Io conosco personalmente persone che hanno perso il lavoro, hanno venduto casa, se ne sono andati in montagna, ci sono due francesi che vivono in una grotta. Non sono pazzi, ve lo assicuro. C'è un film in italiano a cui ho avuto l'onore di collaborare, sensibile, vincitore di diversi premi all'estero, in Italia niente naturalmente, però all'estero sì, va bene. Sensibile, parla della
non solo dell'elettrosensibilità ma anche dell'AMCS, sensibilità chimica multipla, che a quanto pare poi spesso è abbinata all'elettrosensibilità. Abbiamo appena finito di realizzare un libretto scaricabile gratuitamente sul sito di Oasi Sana, ma anche su altri siti, la scuola elettromagnetica, cioè che cosa significa irraggiare col wifi a partire dagli asili, a partire dalle scuole elementari, i nostri ragazzi, perché è anche proprio soprattutto alle nuove generazioni che bisogna guardare, anche perché un bambino è molto più sensibile, perché la teca cranica è ancora non sviluppata, perché le cellule sono in una fase riproduttiva molto più delicata rispetto alla nostra, e quindi dargli un cellulare in mano all'età di 4-5 anni, metterli davanti al tablet per ore, e poi anche a scuola avere il wifi. Nel mio istituto sono riuscito fino ad ora, grazie anche a un decreto, il decreto Galletti, che dice che le pubbliche amministrazioni, dove possibile, devono usare le reti cablate, non i wifi, perché guardate, non è il mezzo tecnico che fa cultura. Molto spesso i miei colleghi confondono il mezzo con il contenuto e con il fine. E con questo vi ringrazio. Effetti negativi del 5G, ho sentito dell'alterazione del procedimento, dell'alterazione di alcune strumentazioni, è vero o del campo? È vero una bufala che questo, il 5G possa alterare il funzionamento di alcune apparecchiature elettromagnetiche? Perché comunque le frequenze... Cioè, se il 5G può interferire con le apparecchiature elettromagnetiche, sì, con altre apparecchiature elettroniche... Sì, danneggiandole. Allora... Ci sono dei cibi al quadro? No, cioè, allora... ci sono delle norme di compatibilità elettromagnetica, per cui in sostanza tutte le apparecchiature elettroniche che producono campi elettrici, magnetici o elettromagnetici devono rispettare due regole. Uno, non devono interferire con le altre apparecchiature, cioè loro non devono emettere in maniera tale da produrre interferenze, e per contro non devono essere sensibili alle interferenze. Però questa cosa naturalmente non è sempre vera, anche perché schermare costa, anche perché comunque le apparecchiature, per quanto, devono anche magari comunicare con l'esterno. Allora, qualche anno fa mi è capitato una situazione in cui un comune del sud, zona sud di Milano, vabbè, Siziliano, quello lì. Allora, questi qui avevano appena fatto un mega impianto di condizionamento Daikin, non sono un editore della Daikin. Bello, 33 unità, l'unità centrale che comandava tutto, eccetera, eccetera. A un certo punto questo d'estate comincia a sparare aria calda. Abbiamo speso migliaia di euro in questo modo a sparare aria calda. Chiamano quelli della Daikin, dicono no, il nostro impianto funziona bene, avrete qualche interferenza. Allora alla fine chiamano il mio collega con cui lavoro, me, vado lì, cioè andiamo lì, facciamo le misure, 20 vol metro. Limite 6. Perché? Indotto. No, perché? Perché lì vicino all'antenna di radio rai. Quindi le apparecchiature possono subire interferenze? Sì. Gli esseri umani possono subire interferenze? Sì. Gli esseri viventi possono subire interferenze? E come? Ci sono gli studi adesso, proprio sulle frequenze del 5G, quelle nella banda millimetrica, quindi a 27 GHz non sono ancora, se vogliamo essere rigorosi, millimetri, siamo un pochino al di sopra, però in quella banda lì, cioè decine di gigahertz, la lunghezza d'onda va in risonanza con le api e scalda il corpo delle api. Quindi già le api hanno problemi per i pesticidi, per tutte le varie schifezze che noi mettiamo, e sapete che è un grossissimo problema quello delle api che muoiono. E adesso c'è uno studio che non vi ho inserito qui perché vi ho parlato degli esseri umani, ma non è che gli altri esseri viventi siano immuni. C'è uno studio pubblicato sulle api, se volete ve lo vado a cercare,
e la risonanza si scalda il corpo, dopodiché vedremo quello che succederà. Quindi sì, la risposta è sì, certo. Ma dubbi ce ne sono tantissimi, penso che se lo volessimo elencare tutti staremmo qui fino a domani. Innanzitutto una informazione, lei mette a disposizione queste sue slide su qualche sito, o se le chiediamo via mail, cioè è disposto a girarcele? Le slide no, avete filmato? Slide no, per un semplice motivo, che io utilizzo molte slide, cioè le mie ve le darei, non ho problemi, ma c'è uno slide dell'Istituto Romazzini, c'è uno slide dell'Associazione Elettrosensibili, c'è uno slide dell'NTP, loro me le hanno date, però sì, sono coperte con la raccomandazione che io non le distribuisco così. Dove il filmato dove lo trovo? Non è per nascondere nulla. Il filmato lo dovete chiedere qui agli operatori. Però allora potete andare, allora, questa estate sono stato all'Aquila, c'è anche la dottoressa Manservisi della Mazzini, poi c'era la dottoressa Di Fonte, c'è l'associazione dei medici per l'ambiente che è molto attiva in questo settore. Tutta la conferenza, il convegno è stato ripreso da Dio Blu. Quindi se voi andate su YouTube e mettete BioBlu Crieco, vi viene fuori il video. Se mettete BioBlu Manservisi, vi viene fuori il video. Se mettete BioBlu Di Fonte, vi viene fuori il video, che a differenza di questa sera è centrato soprattutto sul 5G e in quell'occasione io mi sono limitato alla parte fisica. Io sono un fisico, non sono un biologo. Questa sera, per completezza, vi ho citato alcuni lavori, ma come dicevo prima, io non mi permetto di dire con sicumera che siccome non sono di radiazioni ionizzanti e siccome sono magari poche decine di watt, allora è impossibile che facciano male. Perché ci sono oramai migliaia di studi condotti da medici, da biologi, ovviamente in collaborazione anche con tecnici, con ingegneri, con fisici, per la parte tecnica, che ci dicono che nonostante non abbiamo capito magari il perché, degli effetti ci sono. Abbiamo situazioni dove nelle cellule di una cipolla, che è difficilmente suggestionabile, no? Perché un mio amico radioamatore dice, quelli vedono l'antenna, magari è spenta, è suggestionato, stanno male. La cipolla, credo che si possa censurare. Allora, dopo poche settimane, test cometa, rottura del DNA. Cioè, com'è possibile? Com'è possibile? Se mi posso permettere, sì. Due domande. Noi siamo tutti immersi nel campo elettromagnetici, giusto? Lei mi ha detto che il campo elettrico si può schermare, si può controllare, ma il campo magnetico no. Come facciamo a sapere quando è magnetico o elettromagnetico o solo magnetico? Secondo ci sono queste famose stazioni radio base, dice trasmettenti per i cellulari, che rischi dobbiamo temere? Allora, e poi una terza domanda e basta, chiudo. Tutte le apparecchiature che teniamo in casa, le prese, gli elettrodomestici, come facciamo a essere tranquilli che non ci devo dare? L'ho detto all'inizio. Ce l'ho il cellulare? Sì, eccolo qua. Lo uso? Sì, lo uso. Quindi sì. Non sono paranoico, non sono un luddista, cioè quello che vuole andare a distruggere tutto. Non voglio dire che dobbiamo tornare a tagliare la pietra, vivere nelle caverne, cibarci degli animali che uccidiamo. Voglio dire che però ogni tecnologia ha un rischio. Ora, la prima cosa è essere consapevoli del rischio. Dopodiché decidere, perché per esempio l'automobile, quanti morti ci sono e feriti ogni anno per le automobili, no? Ecco, però lì, come dire, il rischio è già molto più palese, nel senso che io so che se prendo l'automobile rischio di fare un scelto io, quindi. Ecco, benissimo, quindi. In questo caso invece, come dicevo all'inizio, no? Non si vedono, non si sentono, non odorano, non si toccano, oltretutto gli effetti genotossici, gli effetti cancerogenici potrebbero essere a lungo termine, perché un tumore magari ce ne sono 20 anni, 30 anni di svilupparsi, come l'amianto, no? L'amianto se lo vedevano, l'amianto respiravano,
impianto quel che sia, no? Eppure il fumo, cioè addirittura se andate a guardare le campagne pubblicitarie delle sigarette negli anni 50, c'erano dei medici che facevano pubblicità alle sigarette. Adesso erano criminali e fumavano in laboratorio. Va bene, cioè, anche, allora nella mia famiglia ci sono diversi medici, alcuni fumano, però ancora una volta, no? Che cosa ha pensato sul punto legislatore? Oh, vuoi fumare? Fuma, però non devi esporre gli altri al tuo fumo. Quindi vuol dire che tu puoi fumare a casa tua, puoi fumare nella zona aperta dove il fumo si disperde, non puoi fumare in un ristorante, non puoi fumare in un cinema, non puoi fumare sull'aereo. Col cellulare, con le tecnologie radio, tutto questo non c'è. Perché se... Allora, mi trovo con un elettrodotto. Ecco, allora, adesso no, vengo sulla cioè, domanda. Dunque, cosa faccio? Allora, vado in montagna. No, non sto dicendo che uno debba andare in montagna, sto dicendo solo che prima di tutto è importante conoscere. Sì. Dopodiché uno si fa una propria opinione e fa una scelta. Nel senso, vivo sotto l'elettrodotto. Va bene. Gli studi ci dicono che vivere sotto l'elettrodotto comporta un aumento del rischio percentuale di un certo tipo di patologie, di tot, eccetera, eccetera. Va bene? Oh, spero di essere tutto. Ma lo scelgo io, no? Cioè, ma devo essere consapevole, devo essere informato. E quindi anche qui il non è per fermare lo sviluppo tecnologico, ma oramai da troppi anni, secondo me, lo sviluppo tecnologico ci viene proposto come qualcosa di scontato, di ineluttabile. 5G arriverà e poi arriverà il 6G, 7G, 8G, 9G. Vedi, vuoi fermare il progresso? Certo che no. Allora, secondo me non deve funzionare così, non dovrebbe funzionare così. Cioè, occorre che le persone sappiano e che possano dire la loro, che possano anche decidere di chiedere ai governi di magari adottare delle misure più cooperative. Perché ne va della nostra salute, ne va della salute delle generazioni future. Quindi chiediamoci anche, e abbiamo visto prima, no, che i rischi non sono soltanto biologico-medici, biologico-sanitari, sono anche di tipo psicologico, sociologico. Ho letto un articolo qualche giorno fa che parlava del fatto che alcune scuole che negli Stati Uniti da diversi anni sono diventate completamente informatizzate. Non esistono più libri di testo, non esistono più quaderni, tutti hanno il tablet e quindi tutti lavorano. Bene, dopo un po' si sono accorti che questi studenti nei test nazionali ottenevano risultati sensibilmente più bassi di quelli che provengono dalle scuole dove invece si usa ancora il libro cartaceo. Allora, di nuovo, non è che mettere l'etichetta scuola 2.0, industria 4.0, scuola 3.0, 5.0, 8, chi offre di più, vuol dire automaticamente un progresso. Sviluppo, per esempio, vuol dire progresso. Ovviamente ci sono enormi interessi economici. Lo Stato italiano ha incassato 6,55 miliardi di euro per le concessioni del 5G. Già incassati? Adesso? Che cosa si fa? Comunque i rischi ci sono, sia per gli elettrodotti sia per le stazioni radiobase, e sono seri. Io ti ho presentato alcune cose. Io ritengo che ci siano motivi più importanti per prendere delle precauzioni. E anche distanze, diciamo così. L'elettrodotto l'abbiamo visto prima. Se vogliamo tenere buoni i limiti attuali di 3 microtesla, siamo ad alcune decine di metri, quindi 40, 50, 60 metri. Se stiamo parlando delle stazioni radiobase, tenendo buoni limiti di 6 vol metro, quindi ora sto parlando dell'attuale normativa, non sto parlando dei limiti proposti dal Parlamento Europeo, non sto parlando dei limiti del Vaugirovie Institute, che sono molto più restrittivi. Allora, la stazione radiobase
dipende molto perché dipende dal traffico, eccetera, anche lì siamo a qualche decina di metri, un po' di più magari anche a 100 metri dalla stazione radiobase, dipende poi dalla potenza della stazione. Ecco, però antenna Radio Rai a mezzo chilometro di distanza, alzi il citofono e senti Radio Rai. Quello che succede a Monte Mario, quello che succede nel comune di Roma dove c'è Radio Vaticano. È così. Cioè queste cose bisogna innanzitutto saperle, dopodiché, cioè, lo so che è faticoso informarsi, è faticoso conoscere, perché richiede tempo, richiede fatica, c'è sempre il dubbio, ma mi avrei detto la verità, questo qua. Io stasera avrei avuto piacere che ci fosse stato un contraddittorio. Noi molte volte, quando facciamo questi incontri, invitiamo i tecnici delle compagnie telefoniche, invitiamo le personale dell'Istituto Superiore di Sanità. Non vengono. E mi diceva l'altro giorno il dottor Vornoli del Ramazzini, che ha avuto un incontro breve con Polichetti, che è il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che continua a dire che gli unici effetti sono termici. Vorno gli ha portato l'articolo che adesso stanno pubblicando, 11 settimane di esposizione, 900 MHz, potenze quelle confrontabili con i cellulari, danni al DNA. E attenzione, qui c'è un'altra cosa anche. Se uno va a vedere, perché questo è un filmato che mi ha girato il mio amico Andrea, di un fisico che dice, ma no, cioè, no, ma l'Istituto Ramazzini ha fatto degli studi così, sì, ma c'è un aumento dell'1% dei tumori, del 2%, cosa volete che sia? Beh, allora, quanta parte della popolazione mondiale è esposta? Tra poco. Quant'è l'1% di 8 miliardi? 80 milioni. Perché non è semplicemente la percentuale, ma è anche la popolazione esposta. Cioè, se io sto parlando di una sostanza che usano solo per particolari procedimenti industriali in cui ci lavorano in tutto il mondo 1000 persone, se anche quella sostanza fosse cancerogenica al 100%, morirebbero 1000 persone. Ma un agente cancerogenico con aumento di cancerogenicità dell'1%, ma esposizione dell'intera popolazione mondiale, vuol dire 80 milioni. Questo è quello che mi diceva Fiorella Belpoggi. Perché guardate, anch'io mi sono abituato a lavorare con i numeri, no? Ma uno dice, perché lei mi ha fatto vedere i risultati, mi dice, guardi qua, Grieco, così, così, così. E lei cosa ne dice? Dico, certo, però è un pochino bassa come evidenza, siamo a pochi punti percentuali. E lei mi ha aperto gli occhi. Dice, ma quanti sono esposti? Quanti sono esposti? Scusa la domanda. Prima hai fatto attenzione, grazie, prima hai posto l'attenzione sulla schermatura, hai fatto lì una diapositiva di una casa, schermatura sul campo elettromagnetico e campo elettrico, che diciamo è abbastanza semplice, e la schermatura sul campo magnetico, che invece non è molto facile da approvare, da realizzare. Tuttavia però stavo pensando, quando fai una casa, oggi si fanno le pareti già confezionate. Se nella parete viene spalmata una polvere di ferro, in modo, non dico spesso, ma abbastanza uniformemente, questa polvere di ferro rappresenta una schermatura magnetica. Quindi la schermatura... No,
per schermare il campo magnetico occorrono particolari leghe, infatti, ad esempio il Mu-Metal, ci deve essere continuità perché le linee di campo devono proprio essere convogliate all'interno del metallo, quindi non basta spargere polvere di ferro. No, no, ma basta una rete, è sufficiente una rete di quella... No, di quella... No, 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 se parliamo del campo magnetico a bassa frequenza, la rete non fa nulla. Se parliamo della banda radio, allora sì, e lì dipende dalla frequenza e dalla lunghezza d'onda, perché le maglie della rete devono essere più piccole della lunghezza, adesso grosso modo più piccole della lunghezza d'onda. Però attenzione, fai da te è pericoloso, perché? Perché si rischia di farsi una antenna in casa. È una cosa che deve essere normalizzata, no? Fai da te. Allora, okay. Poi, veramente, io stasera ho condensato tantissimo, ci sarebbero migliaia di cose da dire. Molti anni fa, quando ho appena iniziato a occuparmi di queste cose, andai a trovare un ricercatore, Emilio Del Giudice, fisico che è scomparso pochi anni fa. Lui ha lavorato, tra l'altro, con Giuliano Preparata alla fusione fredda in Italia. Mm-hmm. Lasciamo stare adesso questo argomento. E dopodiché ha cominciato ad occuparsi degli stati coerenti della materia condensata e poi degli stati coerenti dell'acqua. Nel senso che lui diceva, i biologi studiano solo l'1% degli organismi viventi. In che senso? Nel senso che sono qua per più del 70% di acqua, ma come numero di molecole il 99% è acqua e poi c'è il resto. E lui diceva, è come un ingegnere che progettasse una bellissima imbarcazione, ma non avesse mai visto il mare. Quando poi vado a mettere l'imbarcazione in acqua, questa si comporta in maniera completamente diversa, perché c'è il mare, ci sono le onde nel mare, no? Allora, l'acqua è in grado di creare quelli che si chiamano i domini di coerenza. Questi domini di coerenza, diciamo così, sono delle regioni dove le molecole d'acqua oscillano in fase, come se danzassero tutte belle in fase, no? Come delle ballerine del Moulin Rouge, immaginate tutte quante che danzano il cancan. Benissimo, lui dice, vabbè, questa roba qui cosa serve? E secondo Del Giudice, ma non soltanto secondo Del Giudice, secondo anche altri ricercatori, il paradigma della biochimica, secondo cui le reazioni biochimiche e in generale tutte le reazioni chimiche avvengono per urti casuali, è una colossale sciocchezza, che io ho anche insegnato per anni, purtroppo, per me, e purtroppo soprattutto per i miei studenti. Cioè, nel senso, voi immaginate la formazione di una proteina, una catena di aminoacidi che contiene anche centinaia, migliaia di aminoacidi. E sì, certo, ci sono i ribosomi, ci sono così, eccetera, ma il tutto dovrebbe avvenire per urti casuali. Finché l'aminoacido corretto non si va ad agganciare, allora non si verifica. Quando finalmente si aggancia, si aggiunge il mattoncino e poi si passa al successivo e così via. Stai parlando dei modi probabili. Ma la probabilità è assolutamente favorevole a una simile cosa. Allora, Del Giudice diceva, le molecole in realtà comunicano attraverso cosa? Attraverso il campo elettromagnetico e attraverso il dominio di coerenza. Quindi c'è un messaggero, che è il campo elettromagnetico, che guida le molecole verso le reazioni corrette. Se noi andiamo a perturbare anche a bassissime potenze, cioè effetto non termico, questo campo elettromagnetico nei tessuti biologici, rischiamo di fare disastri. E quando io prima vi ho detto chi offre di più, qual è l'aumento, eccetera, eccetera, è perché tutta la vita sulla Terra si è sviluppata in un brodo elettromagnetico naturale, tra cui la radiazione di fondo cosmica, che ha certe caratteristiche non solo energetiche, ma informative. Noi adesso abbiamo stravolto, no, questa situazione, perché qualcuno alle volte mi dice, ma scusa, ma allora anche la luce artificiale? Sì, però la luce artificiale rispetto alla luce solare
a livello di potenza è una minima frazione, cioè i nostri occhi e quelli dei vari organismi di un certo livello, o comunque qualunque organismo si è evoluto con dei livelli di radiazione nella banda del visibile che come intensità sono ancora oggi di gran lunga superiori rispetto a quelli artificiali. E nonostante ciò, qual è una delle torture che si pratica a Guantanamo? Prendete detenuto, mettetelo in una camera con la luce accesa giorno e notte. Questo un po' di giorni va fuori di testa. Perché? È soltanto bassissima potenza. Scusate, una lampadina accesa che male vi fa. Bene, allora, tornando all'inizio. Quella volta che andai a trovare il giudice, mi disse: lei si occupa di queste robe qua? Lei fa le schermature? Sì. Stia attento. A farle bene? No, a non farle troppo bene. Perché se lei scherma completamente, si taglia fuori quello che arriva dallo spazio e quello che arriva dalla Terra. E questo è peggio che non avere quello che arriva dalle sorgenti artificiali. Quindi lui mi disse, lei dovrebbe cercare di schermare, ma evitare di schermare completamente. Adesso, io qui vi avviso, stiamo entrando in un territorio estremamente controverso. Cioè, mentre prima io avevo parlato di pubblicazione, per carità, anche Emilio Del Giudice ha pubblicato peer review su articoli, se volete vi dico dove, venite a cercare e li leggete. Ma cominciamo a essere al confine, no, tra quello che il CICAP, non so se c'è qualcuno del CICAP, mi farebbe piacere, dice che è pseudoscienza, no? Cioè, abbiamo avuto un incontro a Pavia, c'erano quattro esponenti del CICAP, che poi dopo, visto che noi portavamo soltanto articoli, Comitato Italiano per le Affermazioni sulla Pseudoscienza, inizialmente era Comitato Italiano per le Affermazioni sul Paranormale, poi dopo è stato modificato in Pseudoscienze, fondato tra gli altri da Piero Angela. Ora, per carità, c'è anche un mio amico qui dell'ACA, che porta lo stesso nome, no? Andrea, che fa parte del CICAP, poi intanto magari ci possiamo anche punzecchiare. Comunque, io rispetto per il loro lavoro, ci mancherebbe altro. Diciamo che ritengo che alle volte siano un pochino troppo ortodossi. Soprattutto, adesso ritornando a questo settore qua, riguardo al fatto che un fisico, un ingegnere sappia che cosa può far male o può non far male a un essere vivente a livello di campo elettromagnetico. Cioè, io qui dico, ma francamente una stazione radiobase è un oggetto che a livello di complessità, anche paragonato con una cellula, è un giocattolino ridicolo. La complessità, e qui chiedo al mio amico qua presente, la complessità di una cellula, è miliardi di volte superiore a quella di qualunque apparecchio possiate avere tecnologico in tasca. Quindi, insomma, un po' di prudenza, prima di dire, potenze sono basse, non succede niente, fine. L'unico effetto è l'effetto termico, paradigma che risale agli anni 50. Secondo me, poi per carità, a me piacerebbe che uno alzasse la mano e mi dicesse: no, lei sta dicendo un mare di sciocchezze, io ho studiato ingegneria, così. Cioè, mi farebbe piacere, ma non perché voglio cercare la rissa, perché i miei amici lo sanno, io diffido soprattutto delle persone che hanno certezze. Non vorrei avervi dato troppo l'impressione di avere solo certezze. Ho moltissimi dubbi e anch'io ogni giorno mi chiedo se certe cose siano effettivamente così come alcuni studi ci dicono che sono, e me lo chiedo ogni giorno, perché è giusto chiederselo. Vi ho portato dei risultati che sono pubblicati, potete andarli a ricercare, riguardatevi il filmato, poi digitate su Google. Se volete mi scrivete, vi do, ma guardate, basta che voi andiate sul sito di BioInitiative e avete migliaia di articoli, c'è un report di 1400 e passa pagine con tutti gli articoli che parlano appunto degli effetti dei campi elettromagnetici. Poi andate sul sito dell'ICNIRP, per carità, o del BioInitiative, si scrive.
andate anche sul sito dell'ICNIRP, leggete le pubblicazioni dell'ICNIRP, andate sul sito dell'OMS, andate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, andate sul sito del Ramazzini, andate sul sito dell'NTP, confrontate, perché io vi ho portato alcune cose e dopo fatevi una vostra opinione, chiedete, mandate mail a qualcuno, magari all'università, che vi possa dare qualche risposta, no, perché no. Io non ho titoli accademici, cioè nel senso, sono docenti di chissà quale prestigioso università, non sono ricercatore di chissà quale famoso istituto nel mondo, sì, è vero, collaboro con la Mazzini, ho collaborato con l'università, ma sicuramente sono assolutamente insignificante rispetto a quelli che possono essere alcuni docenti universitari nell'ambito della ricerca o altre cose. Per cui vi invito veramente ad andare da questi qua e chiederglielo. Però mi sento di dire due cose. Uno, vi devono indicare quali sono gli articoli peer review pubblicati. Due, più importante, le fonti di finanziamento. Chi ha finanziato quella ricerca? Questo sì, mi sento di dirvelo. Chi ha finanziato quella ricerca? Scusi, non ho ben capito quella grandezza che aumenta per in ragione di miliardi e miliardi di volte che aveva citato lei mezz'ora fa. Quella grandezza è la densità di potenza, cioè sono i watt per metro quadro dovuti al campo elettromagnetico. Quindi i watt per metro quadro dovuti al campo elettromagnetico artificiale in una città come Milano, non se andiamo nel deserto chiaramente, sono mediamente un miliardo di volte superiori alla densità di potenza, cioè i watt per metro quadro, dei campi in quella banda di frequenze naturali, perché anche qua qualcuno si gioca su queste cose, che cosa fa? Mette insieme tutto lo spettro e dice, ma non è vero, perché se prendo tutto lo spettro e metto dentro anche il visibile, metto dentro anche l'ultravioletto, metto dentro l'infrarossi, e beh grazie, c'è il sole. Ma noi qui stiamo parlando della banda radio. Non puoi mescolare tutto e dire, beh no, ma se prendiamo tutto, no, allora, certo, se prendiamo tutto è chiaro, perché ve l'ho detto prima anche io, che la densità di potenza nella banda del visibile del sole, della luce solare, è centinaia di miliardi di volte superiori a quella della luce artificiale, a quella delle trasmissioni radio che potete avere in tutto il pianeta. Certo, tant'è vero che sono i pannelli solari, sono le centrali solari, e mica ci sarebbero se la densità fosse così bassa, ma stiamo parlando di un'altra banda dello spettro. Non so se ho reso l'idea. No, allora, nella banda che va dagli infrarossi agli ultravioletti e anche raggi X e raggi gamma, il fondo naturale supera ancora quello artificiale in questa banda. Ma se andiamo nella banda delle onde radio, in particolare quelle utilizzate per la telefonia mobile, cioè 700 MHz, 30 GHz grosso modo, allora lì la situazione è completamente capovolta. E a questo punto io personalmente mi chiedo, ma non è che per caso questa roba qui a lungo andare ha qualche effetto sugli organismi viventi? La domanda mi sembra legittima, perché non è che stiamo parlando del 20% di più, del 20% di più, di 10 volte, 100 volte, 1000 volte. Ma non questo. Stiamo parlando di un miliardo di miliardi di volte. Tutto qui. Perciò veramente non bisogna mai stancarsi di farsi domande e di fare domande. Ed insistere anche se le risposte non sono convincenti. Scusami, ma tu mi stai raccontando questa roba qua? Vi dico un'altra roba, per esempio. Sono stato in Svizzera a Mendrisio quest'estate, convegno internazionale, sono venuto tutto rotto, venuti anche dall'Ucraina, altri paesi così. Ok, c'era anche Fiorella Belpoggi, che ha fatto una bellissima presentazione. Normativa svizzera. La normativa svizzera è
cautelativa come quella italiana, 6 vol metro, poi ci sono alcune differenze, eccetera. Dopodiché, siccome mi hanno passato la normativa, io me la leggo tutta. E a un certo punto si dice, certo, però questi sono i valori medi. L'impulso può arrivare a 100 volt metro. Però, questo mica me l'avevi detto. Cioè, scusa, ma ti ho detto che quelli sono i valori medi, cioè sono i valori efficaci, devi sapere che quelli sono valori medi. Allo stesso modo, 6 volt metro in Italia, benissimo. Fino a un po' di tempo fa i 6 volt metro dovevano essere rispettati come media su qualunque intervallo di 6 minuti. Cioè io piazzo uno strumento, questo strumento mi fa il grafico, faccio la media su 6 minuti e su qualunque intervallo di 6 minuti la media non deve superare i 6 volt metro. Però, insomma, un po' poco, 6 volt metro, dopo si vogliono mettere antenne, eccetera. Decreto sviluppo. La media si fa non più su 6 minuti. E su quanto si fa? 12? No. 24 minuti? Un'ora? No. 24 ore. Allora, secondo voi quante persone telefonano tra le 2 e le 3 di notte, le 4 di notte, che sono gli amanti di nascosto magari? Quanti? Mentre quanti telefonano di giorno? Quindi cosa vuol dire questo? Che di giorno ti posso sparare 20 vol metro. Di notte scendo, qual è la media? 5-9, basta, sono a posto. È un trucco per abbassare la media, poi la media. Non lo so, questo l'hai detto tu, Trilus. Io ho detto solo che è cambiata la normativa. Se aumenti il tempo di media, diminuisce la media. Per questo costa fatica, però molto spesso, come il proverbio, il diavolo si nasconde nei dettagli. Molto spesso sì. Perché tra l'altro mi diceva un docente del Politecnico di Torino, ingegnere, ok, non è che ce l'ho con ingegnere, per carità, lui mi diceva, allora, noi ci immaginiamo sempre l'onda, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, no? Bella, liscia, l'onda, quella che ci culla sul mare, eccetera, eccetera, ma i segnali sono pulsati. Questo vuol dire che c'è un gradiente, cioè uno sbalzo, su scale temporali e su scale spaziali notevolissimo. E lui dice, questa roba qua, come va ad impattare a livello biochimico? Come va ad impattare a livello biologico? Perché io ho che nell'arco, che ne so, di un microsecondo, il valore di campo passa da 1 vol metro a 50 vol metro, poi torna a 1, poi va a 20 e così via. Ma sono problemi di impulsi, quello che conta lì è le armoniche che possono influire sul danno biologico, ma non il valore normale dell'onda. Se è una cosa che ha un gradiente, un evento fisico che ha un gradiente a sbalzo, quello che viene fuori in questo gradiente è semplicemente le armoniche, che sono anche ad alta frequenza. Ora, queste sì che possono influire, perché è come dire che io uso il 5G in un 50 Hz una volta ogni tanto, bene, ma è un 5G che può dare fastidio. Non è un 50 Hz pulito. Io non ti so rispondere a questa domanda. Non è un 50 Hz pulito. Perché francamente, ma no, io finora non ho trovato modelli fisico-matematici, se non in parte quello sviluppato da Del Giudice e da Preparata, io personalmente non ho trovato modelli fisico-matematici soddisfacenti per spiegare alcuni risultati che i biologi e i medici hanno prodotto oramai ad un livello consistente, sia come numero di ricerche, sia come attendibilità degli studi. Cioè, quando uno mi dice che dopo 11 settimane il DNA viene danneggiato da una potenza che assolutamente è di pochi watt, io non ho trovato ancora un fisico. Non sto parlando di me, chiaramente, sto parlando
di chi è un cattedratico, di chi fa ricerca, cioè, perché le posizioni sono due: o mi dicono non ci credo, non è vero, sono stupidaggini, oppure mi dicono non lo so. Ma scusa un po', in tutta questa storia della telefonia dei giga, dall'1 giga a 2 giga, 3 giga, 4 giga, 5 giga, quello che cambia, l'hai fatto vedere anche tu sostanzialmente, è la frequenza. Ora, la frequenza più alta è, più danni fa, questo è evidente. Ora, se... ci fermo subito perché invece l'Istisan e le compagnie telefoniche dicono esattamente il contrario. Beh, ma e dicono, aspetta, dicono il errore, è impossibile. Sono ti dico perché. Se io prendo un pacchetto di un 5G e lo metto a confronto con un pacchetto di 1G, voglio vedere se non c'è differenza, per bacco, ce n'è differenza, allora, come? Ti dico perché le compagnie telefoniche, l'Istisan, i CNIRP e altri, e tanti altri, dicono che il 5G è meglio, perché il 5G usa frequenze più alte, a parte che non è vero perché usa anche 700 MHz, però a parte quello, allora perché dicono che le frequenze più alte sono meno dannose? Perché dicono che, e questo è vero, le frequenze più alte sono meno penetranti, cioè mentre i 700 MHz attraversano tranquillamente il corpo umano, attraversano tranquillamente le pareti e quindi vanno bene per segnali a lungo raggio, i 3,6 ma soprattutto i 27 GHz vengono fermati dalle foglie degli alberi, per esempio, no? Vengono fermati da una parete, vengono fermati dalla mia camicia, ok? E quindi loro dicono, sono meno penetranti, usiamo quelle. Sì, però il punto è che ci sono alcuni studi già a parte che, ecco, poi tra l'altro, su alcune frequenze del 5G, e questa è una cosa su cui Fiorella Belpoggi insiste continuamente, ma non c'è verso, cioè lei dice, ma stiamo facendo un esperimento planetario, nel senso che non si sa cosa fanno le frequenze in quella banda lì. Ci sono pochissimi studi, ma in realtà non sappiamo. E questo lo ammette lo stesso Istisan, lo ammette lo stesso ICNIRP. Però loro dicono, siccome sono meno penetranti, faranno meno male. Va bene, sì, è vero, provocano danni corneali, perché, certo, l'occhio. Però basse potenze non faranno niente. E allora, io quello che contesto è proprio questo tipo di atteggiamento. Cioè, hai provato? Quando, un'altra cosa che mi dice Fiorella molto spesso è, se un'azienda vuole immettere una sostanza chimica in commercio, deve produrre una documentazione alta. Beh, certo, deve imbrogliare. Se un'azienda vuole... lasciamo stare l'imbroglio. Deve produrre una roba alta così. Se un'azienda farmaceutica vuole immettere un farmaco, non so se c'è qualche medico, deve passare fase di ricerca in vitro, deve passare fase di ricerca sugli animali, deve passare fase di ricerca sulla popolazione, insomma, una roba infinita. Immettiamo agenti fisici, cioè onde elettromagnetiche nell'ambiente, sperimentazione richiesta? Zero. 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 Quello che a Mendrisio ha chiesto la Belpoggi è stato, non cancelliamo il 5G, non torniamo alle terre della pietra, ma è stato, dateci il tempo di fare una sperimentazione sulle nuove frequenze, perché le frequenze da 900 e 1800, già ci sono studi che fanno vedere che fanno male, dateci il tempo per studiare in maniera indipendente le nuove frequenze. Giusto. Risultato? Corretto. Finanziamenti? Zero. Non conviene. Zero. Non conviene alle industrie telefoniche o chi per essa. Poi oltretutto si va all'automazione completa, perché il frigorifero parla con la banca, quindi c'è un
una selva di comunicazione. Quindi, di nuovo, la questione è, ma per carità, io posso anche mettermi in una stanza e respirarmi i fumi di scarico di un diesel, no? Perché magari mi costa meno vivere nel garage, e quindi ho deciso di vivere nel garage. Quando parcheggio la macchina il garage si riempie di fumo, io ci dormo dentro, perché tanto, sì, ma aumenta il rischio, va bene, però comunque io ho deciso di correre questo rischio. E quindi, di nuovo, la questione è, prima bisogna conoscere, dopodiché si può anche decidere di correre il rischio. Cioè, voglio farmi il tetto in Eternit, a parte che adesso è vietato, guarda un po', è vietatissimo, è super vietato. Mentre negli anni 70, 70, 60 l'Eternit si mangiava a colazione. Ci sono morti nei fratelli. Il problema è che c'è sempre il ritardo, quando ormai non sono più rimediabili. E colpevoli che sono anche morti. Dopo 20 anni, 30 anni capiremo che il tumore è cervello. Di nuovo, ripeto, non sono qui per dire che dobbiamo cancellare la tecnologia, anche quella delle telecomunicazioni. Però le quattro azioni che possiamo intraprendere, ve le ho dette, cioè comportamentali, per, a livello personale, non mi metto il cellulare qua, non me lo metto sul cuscino, non lo uso in automobile quando so che l'automobile fa una gabbia di Faraday, quindi il cellulare spara al triplo della potenza e così via. Poi, schermature, posso farle se voglio, tutta la casa. No, sarebbe assurdo, al limite schermo la camera da letto, che è il luogo dove l'organismo deve ritemprarsi. Giudiziarie, se si ravvisano gli estremi per una denuncia, e qui oramai cominciano ad esserci degli avvocati che in questo campo hanno già una certa esperienza, e soprattutto, mi sento di dire, politiche. Cioè, noi dobbiamo chiedere ai nostri politici di rendere conto della salute pubblica, innanzitutto informandoci attraverso cosa? Attraverso studi indipendenti. Questo mi sembra un passaggio su cui Fiorella insiste tantissimo, è fondamentale perché fino all'inizio degli anni 2000 ci capitava ogni tanto di fare dei lavori per i comuni. Perché? Perché i comuni dovevano dare concessioni edilizie, magari c'era l'elettrodotto e quindi siccome è uscita la legge dei 3 micro Tesla, dovevano verificare quale fosse la fascia di rispetto. Quindi la triangolazione qual era? Il comune chiamava noi, benissimo, dopodiché noi diciamo al comune ci servono i dati dell'elettrodotto, perché bisogna fare una valutazione teorica. Il comune diceva adesso li chiedo al gestore, il gestore li dava a noi, no, li dava al comune, perché mai darli i dati segreti della bomba atomica, ok. Dopodiché il comune si girava a noi. Noi facevamo la simulazione e dicevamo guardate, queste qui sono le fasce di rispetto tenendo conto della potenza massima che può portare l'elettrodotto. Poi a un certo punto i gestori decisero che perché fare tutto questo traffico, scusate, e quindi uno dice cosa facciamo? Diamo direttamente i dati a noi, cioè alle società che fanno indipendentemente le simulazioni? No, perché ci autocertifichiamo. Io vi ringrazio veramente ancora tanto per la pazienza che avete avuto. Adesso lo mettiamo al telefono. Almeno da parte destra non più da parte. Volevo